Diana Luigi, sono nato a Casal di Principe il 28/1968. Lei è attualmente detenuto? Sì. In custodia cautelare o in espiazione pena? Espiazione pena. Lei è stato condannato per reati con l'articolo 416 bis? Mi sente? Sì, signor Presidente, ho risposto, ho detto di sì. Sì, con riferimento a quale gruppo e quale periodo? A Clan dei Casalesi. Periodo? Periodo dall'87 fino al mio arresto. Va bene, diamo la parola al pubblico ministero per l'esame, prego. Sì, buongiorno signor Diana, senta alcune domande preliminari. Lei è attualmente sottoposto a programma di protezione? Diana, mi sente? Le ho chiesto se lei è attualmente sottoposto a programma di protezione. Sì. Da che periodo ha iniziato a collaborare con la giustizia? Il 22 aprile 2005. Era quando ha iniziato a collaborare, era detenuto o libero? Detenuto. Detenuto. E senta, per quali delitti era detenuto? Per vari omicidi e per il processo Spartacus 1. Spartacus 1. Da quando, prima di iniziare a collaborare, da quanto tempo era detenuto? Io sono detenuto interrottamente dal 28 settembre 99, ho iniziato a collaborare nel 2005, 22 aprile. Quindi dal settembre 99 era in carcere. Senta, volevo chiederle qual è il motivo per cui che l'ha indotta a collaborare con la giustizia? Io ero malato, sono malato, allora ho cercato di rivedere un po' il passato per... e ho collaborato. Senta, è rimasto detenuto anche nel periodo di collaborazione, a partire dalla collaborazione, è rimasto in carcere, Diana? Io non sono mai uscito. Senta, ha ricevuto nel corso degli anni, è stato condannato e le è stata riconosciuta la diminuente speciale di cui l'articolo 8, legge 203-91, per la collaborazione? Sì, ci sono diversi articoli 8. E la, è definitivo per qualche sentenza che le ha comminato pene prima della collaborazione, pene per elevata entità, se può dirci quali? C'è un cumulo di pene di 30 anni, 30 anni. Questo, per varie sentenze. Questo cumulo è antecedente alla sua collaborazione o anche successivo? No, ma tutto durante tutta la mia collaborazione. Senta, può dirci nel periodo prima del settembre 99 quando è che è stato, quali sono i periodi in cui è stato detenuto, arrestato e per quali titoli? Una volta sono stato arrestato nell'85, un'altra volta nel 91, scarcerato nel 93. E l'ultima volta nel 99, 28 settembre, per associazione e omicidi. Nell'81 per quali delitti fu arrestato? 85 per detenzione e porta abusiva di armi. Quindi nell'85 mi ha detto, ho sbagliato io. Nell'85 sì. Erano armi che aveva detenuto per conto del clan, quelle per cui fu arrestato? Sì, diciamo di sì. Eravamo quattro ragazzi già inseriti, facciamo qualche piacere ai nostri paesani che c'erano all'epoca, De Falco, la famiglia De Falco, queste cose. È rimasto a lungo detenuto quando fu arrestato nell'85? No, ero minorenne, un paio di mesi. Quindi poi è ritornato libero. Invece l'arresto del 91 per quali delitti fu eseguito? Siamo stati arrestati per armi da guerra, io, Zaveria Michele e Ricetta Pasquale. Erano armi che deteneva per conto del clan? Sì, certo. Esattamente quando fu arrestato e quando fu scarcerato, se lo ricordo, il periodo, questo relativo all'arresto del
del 91? Ricordo 91, 23 aprile, e fui scarcerato il 25 maggio 93. 93. Tra il 91 e il 90, tra il 93, mi scusi, tra il 25 maggio del 93 e il 99, quando fu riarrestato, è rimasto sempre libero? Sì. Ha mai avuto delle restrizioni, arresti domiciliari o misure di prevenzione? No, uscimmo a scadenza termine, c'avevo l'obbligo di soggiorno nel paese, poi fummo raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare del processo Spartacus 1 nel 95 e sono stato latitante fino al 99. Quindi si è reso latitante all'ordinanza dello Spartacus 1? Sì. Si è reso latitante preventivamente oppure successivamente all'esecuzione? Aveva cognizione del fatto che erano... No, abbiamo saputo, avevamo tutto l'elenco delle ordinanze, preventivamente abbiamo saputo. Cioè avevate tutto l'elenco delle persone che si supponeva fossero, certo, sarebbero state arrestate? Sì. E nel periodo in cui ha mantenuto questa latitanza dal 95 e il 91 e il 99, mi scusi, ha modificato le sue abitudini di vita, ha mantenuto una filiazione attiva, moderatamente attiva, oppure si è preoccupato principalmente della propria latitanza, può dirci? Sì. Allora, fino a al 96-97 io facevo parte del clan dei Casalesi, però al gruppo Bidognetti, il braccio destro di Bidognetti Francesco. Poi nel 96-97 c'è stata una scissione in questo gruppo Bidognetti da parte mia e di Cantiello Salvatore contro la famiglia Bidognetti, e c'è stato uno scontro armato con vari morti. In questa scissione, il gruppo degli scissionisti, oltre lei, della famiglia, che si era appunto separato dalla famiglia Bidognetti, da chi era composto come numero, almeno i principali soggetti che si erano scissi e si erano separati? Quelli della famiglia Bidognetti? Sì, dottor. Esatto, sì. C'erano Bidognetti Domenico, Bidognetti Anillo. No, mi scusi. Mi scusi, Diana. Forse ho capito male, le avevo chiesto il gruppo degli scissionisti della famiglia Bidognetti da chi era composto, quantomeno i principali soggetti. Non ti sente, dottore? Mi scusi, avevo chiesto il gruppo degli scissionisti. Un attimino che abbiamo dei rimbombi. Diamo atto che è presente la dottoressa Michelina Esposita per la pratica forense. Mi sente, Diana? Sì, appena, però comunque... Mi sente adesso? Mi sente meglio? Sì. Allora, le avevo chiesto da chi era composto il gruppo degli scissionisti che erano fuoriusciti dalla famiglia Bidognetti nel periodo in cui si verificò la scissione. Io, mio fratello Diano Alfonso, mio cognato De Vito Luigi, Cantiello Salvatore, con il fratello Cantiello Vincenzo, Vargas Pasquale, con i fratelli, Apicella Pasquale, Corvino Daniele, Ben Manzur, un tunisino che lavorava con me, Panaro Francesco, c'era... due ragazzi furono uccisi, Pompa Antonio e Nicola Baldaccini, e in più c'erano i liternesi capeggiati da Tavoletta Antonio, che poi fu ucciso, lui e Tavoletta Mare, e poi rimase il nipote Tavoletta Rino Cesare, con il gruppo dei liternesi, tanti ragazzi. E c'erano qualche altro ragazzo di Casale dei Principi, che Morsa Ferdinando, Zara Nicola con i figli, c'erano tante persone.
Senta, qualcuno mi può sfuggire. Sì, il gruppo, le persone che erano rimaste fedeli a Bidognetti Francesco, da chi il gruppo quindi di fedelissimi era composto da molte persone, se può indicarci all'epoca della scissione i principali soggetti. Sì, c'era Bidognetti Domenico, Bidognetti Anile, Bidognetti Raffaele, c'era Della Versano Giuseppe, c'era con un suo parente Mario Lupacchione, non mi ricordo, Cavaliere Mario, c'era Catarino Emilio, c'era Giuseppe Sedole, c'era i cugini di Bidognetti Domenica, Letizia Franco con Letizia Armando il padre, Letizia Esterina la madre, Letizia Giovanni il cugino, c'era Francesco Cicci Marano, questo, Francesco Di Maio, poi c'erano altre persone di Lusciano, c'erano un certo Capitone, qualcuno di Parete, e Luigi Guida che era in carcere, fu scarcerato, poi lo affiliarono con loro, tante persone. Senta, lei quando è che ha iniziato ad operare per il clan dei Casalesi? In che periodo fu affiliato e da chi? Da Bidognetti Francesco e da Paride Salzini, nipote di Antonio Bardellino. In che periodo, a che periodo risale questa sua affiliazione? Fino all'87. Ricordo che Bidognetti Francesco fu scarcerato nell'ottobre dell'87, subito dopo incominciamo a incontrarci con il nipote di Bardellino, Paride Salzillo, con Paride Antonio, con le altre di Casal di Principe, e il Bidognetti con il Paride Salzillo stava facendo diciamo un gruppo nel clan, tutti noi giovani che eravamo, che facciamo capi a Bardellino proprio, e fui affiliato con il rito del giuramento. Aveva una sua operatività, una zona di influenza lei in questo primo periodo, e poi i suoi ruoli si sono modificati nel tempo? Modificati nel tempo, io avevo i contatti con diciamo con l'area napoletana, con i fratelli Mallardo, con Licciardi Gennaro, a Cigne, con i Mocce, con il lago di Pianura, con altre persone sempre di Napoli. Avevo questi contatti e rappresentavo Bidognetti da ambasciatore, così, con vari incarichi. Poi abbiamo incominciato a fare omicidi dopo la morte di Bardellino, e c'è stata la guerra. Senta, lei è originario e dove viveva in questo periodo? Vado a Casal di Principe, al civico via Firenze numero 14, e Bidognetti abita a via Firenze civico numero 11, di rimpetto abitiamo. Quindi eravate anche vicini di casa con Bidognetti Francesco. Senta, all'inizio della sua affiliazione, sì, chi erano i capi del clan? C'era Bardellino, c'era Mario Iovene, c'era Bidognetti Francesco, c'era Francesco Stione Sandogan e c'era De Falco Vincenzo, e una grande funzione ce l'aveva anche Basile Luigi, costui di Acerra, però abitava a Casal di Principe. Questi erano gli esponenti di spicco del clan. Poi c'era Raffaele Diani, i vecchi, c'era Luigi Venosa, c'era Giuseppe Caterino, poi c'erano quelli più giovani, tipo Vincenzo Zaccaria, Michele Zaccaria, Antonio Iovine, c'eravamo noi e tanti altri, Enrico Martinelli, Giuseppe Diana, Cipriano D'Alessandro, Maurizio Russo, tanta gente, anche poi c'era i fratelli Bianco, Bianco Luigi, Bianco Cesare, Bianco Augusto, della Corte Giovanni, eravamo tanti, tantissimi. Senta, c'era il gruppo dei Trentolini, com'era il gruppo dei Peretani, erano a gruppi a capizona, però facevano capo tutti a casa. E mi può spiegare com'era strutturato questo clan dal punto di vista proprio delle appendici periferiche e nei rapporti con la cupola? Diciamo che ogni esponente di spicco di Casal di Principe, tipo Bidognetti, De Falco e Francesco Schiavone,
con Maleone, ognuno di loro aveva una zona, dei vari capi zone che facevano capi a loro, davano conto a loro, tipo Bidognetti, c'erano le persone di Parete che davano conto a Bidognetti Francesco, Felicillo Domenico, c'erano Vargas Pasquale che del Villaggio Coppa dava conto a noi, e anche i napoletani della famiglia Lago davano conto a noi, nonostante erano di Napoli ma stavano con noi, i Mallardi stavano con noi e stavano con davano conto a Bidognetti, più importanza a Bidognetti, e Bidognetti cercava di tenere queste persone vicine al clan dei Casalesi. Questo per quanto anche De Falco, c'aveva Augusto Latorre, c'avevi i Muzzoni, i Sessani, Mario, gli Esposi, la famiglia Esposi vicino a lui, c'avevi i Trantolesi che erano capeggiati da Vincenzo Zaccaria e Biondino Francesco, Dario De Simone. E poi c'era Francesco Scione che c'aveva, lui era come un braccio destro di Bardellino, più se la faceva più con la sua famiglia, però essendo che aveva una famiglia grandissima a Casal de Principe, riusciva comunque a gestire il comune di Casal de Principe, si prendeva tutto lui. Volevo comprendere, può indicare, se può dirmelo, come funzionava dal punto di vista della... Mi sente? Sì, adesso sì. Mi può indicare come era organizzato dal punto di vista sempre del clan dei Casalesi, lo stipendiamento dei soggetti, la suddivisione per competenze, ad esempio competenze per attività militare, competenze per attività economiche, com'era, se vi erano suddivisioni, si può dare un'indicazione di massima sull'organizzazione? Allora c'erano tutti i capizone dell'agro aversano che mandavano, raccoglievano i soldi nel loro paese di estorsione, attività illecite, eccetera, e mandavano i soldi a Casal de Principe, ognuno a suo referente. Come ho detto prima, chi faceva parte di Bidognetti li mandava a Bidognetti, chi faceva parte di De Falco, di Francesco Scione, di Marioni, mandavano a questa gente. Poi loro che facevano? C'era una persona di Casal de Principe, prima addirittura questo lo faceva Luigi Basile, che andava a tutte queste persone a ritirare i soldi per fare i conti a fine mese. Dopo la morte di Bardellino, questo compito lo ebbe Mario Caterino, detta Abbot, affiliato dal gruppo di Scione, che veniva da noi, tante volte glielo dato anch'io, i soldi, raccogliamo i soldi, e lui veniva a prendere questi soldi. Si facevano, capitava che a volte, anche se non c'era Bidognetti, c'era qualcuno che lo rappresentava, ci incontravamo e si facevano i conti per tutti gli affiliati. Sì, e dopo aver fatto i conti venivano dispensati gli stipendi agli affiliati? Sì, io mi prendevo la quota di tutti i nostri affiliati, quelli che facevano capo a noi, un altro si prendeva i suoi e si smistavano i soldi. C'erano i ragazzi che li portavano alle famiglie. Senta, questa dinamica è rimasta inalterata fino dal punto di vista della sua conoscenza diretta fino al suo arresto del 99? Ma questo fino alla mia collaborazione è funzionato sempre così, i soldi venivano sempre smistati così, si incontravano e facevano i conti, funziona così, altrimenti non può andare avanti. Senta, quando lei era detenuto riceveva ugualmente lo stipendio ed era previsto che lo stipendio arrivasse anche ai detenuti anche in casi diversi rispetto alla sua detenzione, quindi nel caso in cui gli affiliati fossero detenuti? Certo, ma soprattutto i detenuti bisognava mandargli i soldi, anche se piano piano dopo qualcuno ha incominciato a fare la cresta, furia, ha incominciato a rubare, magari saltavano qualche mese, oppure si rubavano, invece di 4.000 euro mandavano 3.000, invece di 5.000 mandavano 4.000, però i soldi li dovevano mandare, altrimenti in carcere succedeva la rivoluzione, magari poi veniva in carcere con una persona che stava fuori a gestire e veniva richiamato, oppure anche massacrato, dice: ma tu come ti sei permesso di mandare i soldi? Noi abbiamo fatto i guai, rischiamo la vita, ci stiamo facendo la galera e tu non mandi i soldi. I soldi si mandano, e poi i soldi si conoscono
dove si prendono, quelli che si prendono, quelli sono stati sempre quelli. Si superava all'epoca il vecchio miliardo di lire, 1,2, 1,3 di vecchia lire. A euro si facevano i 600.000 euro, 700.000 euro. Erano questi. Senta, fino a quando io ho avuto cognizione, poi non lo so più. Quando ha avuto cognizione parla finché ha collaborato? Mi scusi Diana, riferendosi al periodo fino a che ha avuto cognizione, lei indica fino a che ha iniziato a collaborare con la giustizia? Sì, è così, mi sentite? Sì, adesso sì, prima non l'avevamo sentita. Senta Diana, dal punto di vista... Questo è lo stipendio, poi al di fuori degli affari illeciti che ognuno di noi faceva, perché poi ognuno, chi c'ha i fratelli che fanno gli imprenditori, chi fa la droga, chi altre cose, chi c'ha attività che comunque si avvalgono sempre della forza intimidatrice del clan per avere lavori, ottenere appalti, eccetera. Comunque non è che si puzzano di fame queste persone. Senta, vi erano delle, sempre dal punto di vista generale, vi erano delle specifiche competenze per quanto riguardava i lavori, le attività di impresa da parte di alcuni gruppi, alcune famiglie del clan? Come funzionava l'interessamento da parte del clan rispetto alle attività di impresa che fossero o meno legate ad appalti concessi da state o comuni? Sì, allora c'era Sebastiano Ferraro che girava tutti i comuni del Casertano e riusciva a sapere tutti i lavori pubblici che c'erano, avevamo gli elenchi prima noi e si truccavano le gare, queste cose qui. Poi c'erano lavori nazionali, lavori grossi, tipo la TAV, tipo la Ferrovia Veloce, queste cose, le superstrade, c'erano i fratelli Zaccaria, i cugini Zaccaria, c'era Darione, c'erano i fratelli Natale, cognato di Francesco Scioni, Giuseppe Natale, c'erano tanti imprenditori, noi avevamo qualche altro imprenditore, i miei cugini, Carmine, ognuno di noi aveva le sue cose. Ognuno di voi intende ogni sottogruppo, ogni famiglia, quando dice ognuno di voi? Sì, gruppi e sottogruppi. Senta, quando parla di suo cugino Carmine, a chi si riferisce esattamente, qual è il cognome? Suo cugino Carmine che ha citato, qual è il suo cognome? Diana. Diana Carmine. Senta, sì. Può spiegare, parlando del momento in cui si è verificata questa scissione, voi nella guerra contro la famiglia Bidognetti vi siete appoggiati palesemente in modo clandestino a qualche altra famiglia interna del clan? Sì, ci ha dato una mano Francesco Schiavone. Può spiegarci in che modo? Lui era pure, era latitante, appoggiandoci in vari modi, ci ha mandato armi, ci ha mandato soldi. Ha fatto fare un paio di omicidi, li ha fatti fare lui, queste cose qui. Senta, può spiegarci quali erano i rapporti? Lei mi ha detto che gli ha dato una mano Francesco Schiavone, intende Sandokan. Sì. Può spiegarci quali erano i rapporti in apparenza e sommersi tra Schiavone Francesco Sandokan e la famiglia Bidognetti, in particolare Bidognetti Francesco? Erano buoni, loro cercavano di mantenere il carro in discesa, cercavano di non avere un conflitto proprio, c'eravamo noi e loro scaricavano addosso a noi, però sotto sotto lui ci dava una mano e ci spronava a dire distruggete altrimenti se vi arrestano è finita. Mi scusi, quindi questo aiuto che vi offriva il gruppo di Francesco Schiavone Sandokan è un aiuto che era diciamo occulto rispetto a quelli che erano i formali rapporti con Francesco Bidognetti? Sì, perché
Lui, Francesco, sceglie un santo quando aveva paura che Bidognetti Francesco, se noi uccidevamo qualche figlio, poteva collaborare. Bidognetti Francesco lo mandò a minacciare, gli mandò una lettera tramite l'avvocato, una cosa del genere. E disse: se succede qualcosa, fin quando non succede niente ai miei figli, le cose possono stare fino a 100 anni così. Però se succede qualcosa ai miei figli, sappi che io risponderò in un modo ambiguo, era una minaccia ambigua, c'era questa paura. E quali erano le ragioni di attrito, se ve n'erano, di attrito profondo tra, ancorché non formalmente esplicate in una guerra diretta tra Benedetti e Francesco Schiavone, quali erano le ragioni di attrito che vi erano tra Benedetti Francesco e Schiavone Francesco Sandokan e quindi le loro rispettive famiglie, se ce le può rappresentare? Sì, le cose iniziarono già nel 94, dopo l'arresto di Francesco Bidognetti. I figli di Bidognetti, il cugino, incominciarono a rubare soldi e davano la colpa, andavano parlando in giro, dando la colpa a Francesco Schiavone, se l'arresto del padre, del cugino. Volevano uccidere a Dario De Simone. Volevano che lo facessero i Schiavoni, Schiavoni non l'hanno voluto fare, dice ma perché deve succedere questo? E noi del gruppo Bidognetto volevamo, c'era anche io all'epoca, volevamo la morte di De Simone Dario, per tanti motivi. Bidognetti Francesco mandava a dire che era De Simone Dario era stato a farlo arrestare, però non è che si... Eravamo tanto certi, magari si voleva prendere Trendola, questo di egemonia di comando, tante cose. Il Bidognetti Anillo appoggiò, mandò delle armi a Augusto La Torre, armi che sono passate anche tra le mie mani, dopo la scarcerazione di Augusto La Torre nel 94, se non ricordo male, 94-95, gli abbiamo mandato armi, qualcosa di soldi pure. E questo lo vennero a sapere gli Schiavoni. Spararono a colpi di Kalashnikov fuori alle porte di Passarelli Dante, che aveva un appalto a Mondragone di refezione alimentare scolastica, una cosa del genere, e non gli avevamo mandato i soldi a Augusto La Torre. E gli Schiavoni pensavano che ad appoggiare Augusto La Torre, a sparare fuori Passarelli, eravamo stati noi. Questa è la maniera mi sono stato spiegato da Walter Schiavone. Io gli dissi non era così. Comunque, il figlio di Bidognetti si incontrava con lui e Peppe Sedolo, andavano a casa di Augusto La Torre. E allora io non ho potuto. Piano piano, tante cose: i soldi delle vasche di dopo, il depuratore di Villa Literno non volevano consegnare questi soldi ed era una grossa cifra. Non, i soldi delle cave di sabbia. Non, loro pretendevano che siccome il padre stava facendo la galera, i soldi se li prendevano loro, se li doveva prendere il padre. Anche noi glielo abbiamo detto diverse volte, tu non lo puoi fare queste cose, però non è, piano piano ci siamo. Abbiamo iniziato a distaccarci. Senta, può spiegarci perché, quali furono le ragioni che poste a fondamento della vostra scissione nel 96-97 dal gruppo Bidognetti? Sì, ci siamo distaccati per tante ragioni, quelle che ho spiegato pure prima. Ah, c'è stato un incontro tra i vari esponenti, c'era anche Michela Zagaria, abbiamo mandato a dirlo a Francesco Schiavone e loro hanno detto togliete i soldi dalle mani di queste persone e questi non hanno voluto e dovevamo uccidere un paio di persone, una persona che andava a prendere i soldi
sui depuratori a Villa Viterno, Enrico Verde e un altro verso Di Frai, che poi è stato ucciso Di Frai. Dovevamo incominciare a togliergli un po' di questi uomini fedeli intorno, e così abbiamo iniziato, e ci sono stati i primi due morti, abbiamo ucciso, poi c'era una diceria che c'era Cirillo Nicola, intimo stretto amico di Bevegnetti Francesco, detto scoppettiere, che era, tutti noi eravamo convinti, anche Francesco Stefano Sandoval, che costui era un confidente delle forze dell'ordine, e l'abbiamo ucciso. Loro per risposta uccisero un ragazzo, un meccanico di Casal di Principe, che non c'entrava niente, e poi si è iniziato la guerra vera e propria. Queste sono le ragioni che lei ha addotto, quella che era la le ragioni che lei, diciamo, l'ha portata a scegliere di combattere contro Bidognetti Francesco? La domanda non si è sentita per intero, dottore. Mi scusi, queste sono le ragioni che l'hanno indotto lei direttamente alla scissione? Ma anche tante altre, ma tante sono state tante cose, tante volevano, loro lo scontro, i Bidognetti volevano lo scontro con i Schiavoni. Ma noi con il Blitz Spartacus non potevamo fare una guerra cruenta all'interno di Casal di Principe. Vincevano le forze dell'ordine, come è successo, che poi la scissione c'è stata all'interno del gruppo Bidognetti. Quelli che noi non volevamo fare contro gli Schiavoni l'abbiamo dovuto fare contro loro stessi, contro noi stessi. Senta, ricorda dal punto di vista generale quando è che fu arrestato definitivamente Bidognetti Francesco? A partire da quale data rimase in carcere stabilmente? Dicembre 93. Dicembre 93. Lei era detenuto quando... Libero. Era libero. Era stato scarcerato da poco? Sì, era stato scarcerato il 25 maggio. 25 maggio. E a partire dalla carcerazione di Bidognetti Francesco, costui ha continuato ad avere un ruolo pur dal carcere? Certo, c'era tutte le settimane, facevi colloqui, ci mandavi in ambasciata, poi lui stava facendo anche un processo a Viale Cappuccino, all'aula Bunker, se non ricordo male, la strage di Acer, era imputato anche lui per vari reati, capi di imputazione, e il figlio andava quasi tutti i giorni sull'aula Bunker, lo vedevamo... Avevamo notizie frequenti. Aveva il controllo e dispensava ordini ed era un capo quando era detenuto? Sempre, lui è sempre stato un capo. I reggenti della famiglia Bidognetti sul territorio che erano portavoce o comunque svolgevano il ruolo di capozona per conto sulle direttive, con le direttive di Bidognetti Francesco, chi erano nel periodo successivo al suo arresto, all'arresto di Bidognetti Francesco? C'ero io, c'era Bidognetti Domenico, c'era il figlio, c'era Vargas Pasquale, Cantiello Soldatore, e c'era Ferrara Raffaele di Parete, che poi gli abbiamo fatto fare un conflitto contro Felicillo Domenico a Parete stesse. C'era Pezzella Francesco di Lusciano, che era capezzona di Lusciano. Vi era un'investitura con un ruolo di capo visibile alter ego di Bidognetti Francesco quando lui era in carcere? C'era un reggente sul territorio? Avevamo parlato con Bidognetti Domenico, e lui doveva avere a che fare con la famiglia Schiavone, con Schiavone di Luigi, questi qui, e noi a Casale avevamo a che fare con Walter Schiavone, io, Cantiello Salvatore, Bidognetti Anello, però con queste persone diciamo che loro gestivano i paesi dei Mazzoni, Bidognetti Domenico insieme a Francesco Schioni Junior, con altre affiliate, Mezzero, Cacciavuoti e altri, Antonio Cantillo, questi qui. Noi con questa gente
li chiamavamo i cafoni perché erano contadini, gestivano quelle zone, e noi a Casale avevamo quest'altro ruolo. Senta, vorrei comprendere, quindi Domenico Bidognetti era un capo di questa zona per conto del gruppo Bidognetti o era il capo, il reggente del gruppo Bidognetti? No, oh, lui gestiva, era capo zona a Cancello Arnone e anche diciamo a Castelvolturno, gli fu dato anche Castelvolturno, ma non, all'epoca non glielo facevano gestire Schiavone, perché il comune lo gestivano sempre Schiavone, i lavori pubblici sul comune, tramite Giuseppe Natale, che è un vecchio imprenditore della famiglia Natale di Casal di Principe, i lavori se li prendevano sempre Schiavone. Lui, diciamo, le estorsioni dei liti, cose così. E nell'ambito del gruppo, gli ha citato lei, se stesso ha citato, e alcune persone facenti parte della famiglia stretta di Bidognetti Francesco. C'era delle persone, in particolare del suo gruppo, da cui lei prendeva ordini, che comunque avevano un ruolo sovraordinato a lei? Io ero di famiglia, qualsiasi, loro prima, la famiglia Bidognetti non faceva un passo se non veniva da me a dire come dobbiamo fare. Mi ha citato i figli di Bidognetti Francesco, avevano dei ruoli, diciamo, sì, di comando analogo al suo o comunque superiore al suo? No, superiore no, loro gestivano il capitale. Io, siccome che io avevo altri interessi personali, io avevo le pompe funebri per mio fratello e una rivendita di materiali edili, e io le estorsioni io in vita mia non le ho mai fatte, non mi interessavano, non volevo sapere niente delle estorsioni. Però quando si doveva commettere un omicidio o qualcosa, loro dovevano venire da me a spiegarmi il motivo, come, quando, dove, perché. E si organizzava e si faceva. Io avevo il rapporto con Mallardo Francesco, con Mallardo Giuseppe. Quindi mi scusi Diana Luigi, lei praticamente era un operativo nell'ambito del gruppo di fuoco del gruppo Bidognetti? Diana, lei era operativo nel gruppo di fuoco del gruppo Bidognetti? Sì, ho risposto, ho detto sì. Ah. E quindi nell'ambito di questa sua operatività lei diciamo eseguiva gli ordini ma condividendoli, quindi dando un suo parere e un suo input su quelle che erano gli ordini che venivano dati? Sì, ma poi molti ordini venivano dati, alcuni erano strategie nostre, ma molti venivano da Bidognetti Francesco o dalla famiglia Schiavone, insieme si ragionava e vedevamo come dovevamo farlo. Lei ha citato le pompe funebri, può spiegare suo fratello, può spiegare brevemente qual era questa ditta di pompe funebri e che ruoli avevate lei e suo fratello, oppure soltanto suo fratello? Sì, allora mio fratello erano due società di pompe funebri, una si trovava ad Aversa, la Versana Funerale, e un'altra a Casal di Principe, la Concordia Funerale. E si controllavano molti paesi dell'agro aversano. E avevate dei ruoli specifici, lei e suo fratello, in queste due società? Sì, mio fratello era socio in queste due società e io invece socio occulto in un'altra società, io e il figlio di Bidognetti Francesco, Bidognetti Anillo, avevamo aperto una rivendita di materiale edile insieme a un mio cugino di primo grado, di buona Vincenzo, e abbiamo scaricato di quel materiale nel carcere di Santa Maria, l'ingegnere Mina Versa, il costruttore Mini. Senta, per questo ruolo di suo fratello Diana Alfonso, questo ruolo formale che le ha detto, vi era una particolare cura nel non farlo comparire, non farlo partecipare a specifiche condotte che potevano portare a una particolare visibilità, sì, da parte dello stesso? A parte che mio fratello in quel periodo era in carcere fino al 90, fu scacciato nel 95, dal 92 poi fu scacciato nel 95. Mio fratello abbiamo sempre cercato di tenerlo fuori perché aveva si era intestato alcuni beni di Bidognetti Francesco,
l'azienda agricola, bufalina, ville, terreni, queste cose qui. Allora abbiamo sempre cercato di non farlo vedere, non farlo apparire. Sì, però comunque era attivo anche lui. Anche lui era, quando abbiamo costruito il gruppo Bidognetti, lui faceva parte anche lui. Se c'era pericolo, lui si imbracciava il fucile e sparava anche lui. Non è che era uno stinto di sangue. Faceva parte del vostro gruppo in ogni caso, seppur con queste mansioni, sì, specifiche. Sì. Senta, vorrei comprendere esattamente, nei periodi in cui erano attivi, qual era il ruolo dei figli di Francesco Bidognetti, in particolare Agnello e Raffaele? Comandavano. Loro, dopo la scissione, allora lui, il figlio di Bidognetti, ha iniziato a fare omicidi insieme a noi, insieme a mio cognato, insieme a mio fratello, già nel 92. 91-92, e poi piano piano ha raggiunto un ruolo insieme a noi, di papa alla pari. Poi dopo la scissione hanno il loro gruppo, se lo sono gestiti loro. Comunque era il figlio di Bidognetti, i soldi non voleva mollare la borsa. Non ho capito, scusi, può essere più chiaro? Era il figlio di Bidognetti Franceschi, il nostro capo, e i soldi li voleva per forza gestire lui, perché dice il padre si stava facendo la galera. Quindi aveva un ruolo gestionale nei soldi, può spiegare a che soldi si riferisce? Sì, allora questi soldi delle estorsioni, i capozone, lui mandava Maccaria Don Raffaele o qualche altro ragazzo, li mandava a ritirare, e se li prendeva lui. Ci aveva a Teverola i soldi c'era un deposito di l'impresa Marrazzi, che ci aveva l'appalto di ritiro dell'immondizia, che li dava a lui direttamente i soldi, ed era una grossa cifra che costui faceva Teverole e anche qualche paese del Casertano, e non voleva cacciare questi soldi. Poi c'erano i soldi delle cave di sabbia, c'erano i soldi dei depuratori a Villa Literno, grosse cifre, centinaia di milioni di vecchie lire, che erano cifre in vista, che li sapevano tutti, ma lui non li voleva depositare. Senta, intende dire cacciare, intendeva dire che era, può spiegare nella bene casa comune. Che cosa intende per dire non intendeva o aveva difficoltà nel cacciare queste cifre? Lui non voleva portare più i soldi nella cassa comune del clan, diceva mio padre è in carcere, i conti per il gruppo Bidognetti li faccio io, li facciamo noi, e così facendo lui ci investiva anche a noi, non volevamo questo. Quindi gestiva in modo riservato una sottocassa del gruppo Bidognetti. Sì. E oltre a questa gestione di questa sottocassa riservata, tra virgolette, nel senso che non confluiva alle casse del clan, aveva i ruoli anche sostanzialmente apicali all'interno del clan? Sì. E mi può spiegare in che senso, se aveva questi ruoli di rilievo Bidognetti Agnello nel clan? Vorrei comprendere esattamente la dinamica interna del suo comando. Noi, quando noi dovevamo fare qualche omicidio, ce lo portavamo con noi, stava insieme a noi, ragionavamo insieme, lo abbiamo messo con noi, stava sempre con noi. Ho capito che stava con noi, io volevo comprendere, posto che mi ha detto che aveva questo rapporto preferenziale anche legato, sì, al rapporto di filiazione con Bidognetti Francesco, posto che aveva questo controllo di questa cassa che tratteneva e rivendicava a sé. Posto quello che ha detto sul conto di Bidognetti Agnello e posto che partecipava con voi a tutto, volevo comprendere
se avesse un ruolo sovraordinato, era in qualche modo superiore a voi, oppure se agisse al di là di quelle competenze specifiche in modo assimilabile a voi, a lei in particolare. Era il figlio di Bidognetti, Francesco, e voleva prendere il posto di ruolo, voleva ricoprire il ruolo del padre, voleva... Noi lo lasciamo fare. Ah. Quindi lo riconoscevate come soggetto che svolgeva il ruolo del padre? Certo, lui se doveva andare da qualche capozona, andava, non è che se gli doveva far uccidere qualcuno, lui glielo diceva e lo faceva uccidere. Però la gente lo vedeva che era il figlio di Bidognetti, non è che chi gli poteva mettere piede davanti. Senta, lei ha conosciuto Cirillo Bernardo? Sì, era un altro affiliato nostro, questo quando abbiamo costruito il gruppo, ecco, lui è mio fratello doveva gestire i beni e lui aiutarci con la parte economica, se andavamo in carcere, parlare con gli avvocati, avere un ruolo più pulito, avere a che fare con qualche persona che era nelle istituzioni, lo volevamo tenere così. Comunque stava sempre con noi, prendeva lo stipendio, ha gestito, lui e Gaetano Cerci ha gestito i traffici di illeciti dei rifiuti tossici, tante cose. E senta, può... faceva appuntamento con imprenditori a casa sua, ci portava gli imprenditori, andava a prendere queste cose qui. Mi ha spiegato, mi ha detto... Conservava i soldi. Quindi aveva un ruolo... Questo... Non aveva un ruolo esecutivo apparente, direttamente, immediatamente riconoscibile, ma svolgeva dei ruoli specifici settoriali per l'interno del gruppo. Fu scelto, fu scelto per questo scopo? E fu mantenuto riservato per questo scopo? Sì. Mi può dire, lei ha parlato anche di rapporti con le istituzioni da parte di Cirillo Bernardo, mi fa capire sempre in via generale a cosa si riferisce? Sì, lui aveva dei contatti con una persona di Mugnano, che costui aveva conoscenze nelle istituzioni, andava a Bidognetti e mandava lui a parlare a volte, il che non lo so, però comunque noi... L'elenco dei nomi l'abbiamo avuto attraverso lui e questa persona di Mugnano, Ernesto Brina, quando c'è stato il blitz Spartacus. Quindi parla dell'elenco dei nomi delle persone da arrestare, praticamente, per lo Spartacus. Sì, sì. Senta... Le ordinanze di questa cosa. Da che periodo Cirillo Bernardo è stato, diciamo, operativo insieme a voi, seppur con questi ruoli specifici? 86, fino a 87, da quando è stato scarcerato Bidognetti Francesco, cioè, fino a 87. Fino a 87. Eravamo noi di famiglia, i primi siamo stati io, mio fratello e Cirillo Bernardo, poi io ho arruolato altre persone. Vi erano dei rapporti di parentela o di familiarità tra... Cugino di primo grado di Francesco Bidognetti. Era il cugino di primo grado. Le mamme erano sorelle. Senta, ha parlato, senza essere troppo analitici nella ricostruzione, perché è probabile che verrà curato un accordo acquisitivo sulle sue dichiarazioni, ha parlato dei rapporti tra Cerci Gaetano e Cirillo Bernardo per il traffico di rifiuti tossici. Sinteticamente, in cosa consiste questo traffico, in modo molto sintetico? Loro avevano, allora, la società era intestata al Cerci, che Cerci era una persona che già comunque aveva esperienze aveva un'impresa etere, ed era il marito della cugina di primo grado di Bidognetti, Francesco, che questa cugina era cugina anche a Cirillo Bernardo. Allora hanno messo come testa di legno al Cerci, e chi curava gli affari era Cirillo Bernardo, che era un tecnico, e lui lo teneva assunto come tecnico, l'aveva assunto. Ma chi aveva i rapporti con i vari, c'erano altri, con le varie persone che avevano le discariche di immondizie, tipo
Chianese Cipriano, l'avvocato, Cirillo Bernardi aveva il rapporto con Chianese, stava sempre a casa sua, Chianese, a casa di Cirillo Bernardi. Con altre persone, Bencivenga di Cricignano, se non ricordo male, Cricignano, Cesa, con Raffaele, costui, collaboratore di giustizia, non mi so bene il cognome, che era di Cesa, stava sempre insieme a Cirillo Bernardi, facevano anche loro questo. Si gestiva... Intende Vassallo Gaetano? Vassallo. Sì. Senta, questa attività svolta attraverso questa società che veniva gestita da Cerci e Cirillo Francese, e Cirillo Bernardo, portava molti soldi alle casse del clan e i traffici conseguenti di rifiuti, che lei ha detto essere tossici. Sì. Più o meno allora che... si parlava addirittura di... Quando io sono stato scarcerato nel 93, loro stavano facendo questi rifiuti su una discarica nelle zone di Qualiano, Villaricca, che addirittura una notte fu anche sequestrata la macchina di Giuseppe Della Versano su questo posto. I carabinieri, ci fu una sparatoria, lo ferirono anche in una natica, se non ricordo male. Che sta, insieme anche a Zaccaria Pasquale, fratello di Zaccaria, stavano tutte le notti, scaricavano questi rifiuti tossici, e si parlava di 70 milioni di vecchie lire ogni camion, ma i camion durante la nottata andavano e venivano, erano tanti camion, era una cifra esorbitante. Arrivavano per molto tempo queste cose. Arrivavano molti soldi alle casse del clan attraverso questi traffici. Sì. E questa dinamica, questi traffici erano rilevanti per quanto riguarda la cassa del clan e quindi i gettiti che giungevano alle casse del clan? Allora questi soldi di questi traffici se ne divideva Bignetti Francesco e Francesco Scione Sandoval, poi le briciole accontentavano qualcuno così. Ma questi erano proprio traffici loro. Zaccaria Pasquale, con Zaccaria Michele, Zaccaria Vincenzo, quando riuscivano anche loro a prendere qualche canale, lo facevano. Traffici. C'era il Cerci che aveva rapporti anche con Lucio Gelli, Bignetti l'ha mandato lì, a lui, a Guido Mercurio, capo zona di Villa Eterno. Senta, Diana, intende Licio Gelli? Abbiamo capito bene oppure sì. No? Sì, sì. Sì. Senta, volevo chiederle, Diana, quando dice che erano curati direttamente da Schiavone Bidognetti, intende dire che erano rapporti che, visto la loro rilevanza, erano curati direttamente dai capi? Sì, i proventi se li spartivano, se li dividevano loro. E giungevano somme anche alle casse del clan, seppure ridotte? Sì. Quindi poi avevano la società anche con... avevano una società con il Chianese, l'avvocato Chianese. Lì sì. Era proprio una miniera d'oro. Una miniera d'oro. Senta, vorrei chiederle, non gliela, l'avevo rappresentato nella parte iniziale dell'esame, ma... forse non ho posto domande dirette, gliele faccio adesso. Volevo chiedere, dal punto di vista degli stipendiati e se ci può dare indicazione anche dell'organico complessivo del clan dei Casalesi, nel tempo, a partire dalla sua affiliazione fino alla data della sua collaborazione, di quante persone era composto, che lei sappia ovviamente, il clan dei Casalesi dal punto di vista degli stipendiati oppure per quanto c'erano le persone che cooperavano comunque al clan? Orientativamente, senza ovviamente pretese di esaustività. Ma degli stipendiati del clan, ma si superavano nelle 150 persone, 200 persone. Proprio quelli che prendevano i riconosciuti. Mi può spiegare come funzionava la questione di quelli non riconosciuti, cioè quelli che non risultavano formalmente tra gli stipendiati?
come venivano curati e come venivano trattenuti i rapporti. Aspetti un attimo, aspetti che abbiamo un rimbombo, Diana, aspetti un attimino. Non mettevamo nell'elenco, anche per non farli conoscere, perché a volte ci poteva servire qualche persona che non doveva essere conosciuta. Allora lo si manteneva così, in modo occulto. Glieli dava Bidognetti Francesco, glieli portavo io, queste persone. Questo... ragazzi che non dovevano apparire, che erano, facevano parte del clan, perché una volta che l'hai inserito nei conti lo conoscono tutti, e se tu gli devi far fare un omicidio a qualche posto lo sanno che questo è una, già. Quindi vi era una manovalanza esecutiva. Aspetti un attimo che rimbomba, sì, di nuovo, un attimino. Quindi vi era una manovalanza esecutiva che non era indicata tra... un attimino. Vi era quindi una manovalanza esecutiva che non era indicata all'interno dei soggetti stipendiati per esigenze di clandestinità rispetto anche agli altri componenti del clan. Dottore, la domanda non si è sentita per intero. Mi scusi, lei ha rappresentato... lei ha presentato questa esistenza di manovalanza esecutiva tenuta intenzionalmente clandestina rispetto alle esigenze di segretezza dallo stesso clan, rispetto allo stesso clan. Sì. Oltre a questa manovalanza esecutiva, ha parlato per esempio di soggetti che potevano servire per omicidi, vi era anche dei soggetti che facevano parte del clan che per ruoli più elevati non venivano indicati tra gli stipendiati, ad esempio perché vi erano delle possibilità di disobbligazione in modo diverso, alternativo rispetto a quelle che erano il mero stipendiamento. Sì, ci poteva essere qualcuno di queste persone che venivano stipendiate così, però il motivo, lo scopo era sempre questo qui, più per non farlo apparire nei conti. Poi c'erano persone che non erano stati nei conti, però che erano amici, anche qualche napoletano si mandavano soldi. C'era Ciro Cocozzi, ogni tanto gli mandavamo 10 milioni al mese. C'era Luigi Guidi che prendeva lo stipendio all'epoca. C'erano altre persone, anche in Stiona avevano qualcuno. Così. Volevo comprendere, i cosiddetti imprenditori del clan non erano stipendiati o lo erano? No, gli imprenditori no. Queste consuetudini di tenere nascoste rispetto ai conti la manovalanza o comunque i soggetti che era necessario tenere riservati era un'abitudine anche degli altri gruppi, oltre il gruppo Bidognetti? Sì, io penso di sì, questa è una strategia di malavita proprio, non è che l'ha inventata Bidognetti, sì. Beh, penso, non lo può dire. Hai esperienze concrete di casi in cui i soggetti non stipendiati siano poi risultati da informazioni interne o da esperienze sue dirette, ovviamente soggetti facenti capo ad altri gruppi siano poi risultati effettivamente di fatto affiliati? Parlo dei ruoli esecutivi ovviamente. Noi avevamo 4-5 ragazzi di Villa Leverno che stavano vicino a Guido Mercurio. Noi avevamo stipendiato Guido Mercurio a Villa Leverno, però questi ragazzi lo stipendio gli si dava, non lo si prendeva dai conti della cassa comune, glielo si a dava nero, da altri conti. Sì. Sì, a me. Senta Diana, questo è l'esempio che riguarda sempre il gruppo Bidognetti, seppur nell'articolazione legata a Mercurio Guido. Volevo comprendere se in altre famiglie, lei sa per esperienza diretta o per informazioni interne nel clan, se vi fossero casi analoghi al vostro. C'era Stiaone Francesco che tutta la sua famiglia era tutta stipendiata. Cugini di primo grado, di secondo grado, di terzo grado, li aveva tutti sotto stipendio. Senza che risultassero? Sì.
Senta, quando vi fu la scissione, quindi fu la guerra, la faida tra voi e il gruppo Bidognetti, avete avuto difficoltà nell'individuare altri soggetti del gruppo Bidognetti che voi non sapevate essere legati alla fazione Bidognetti, che quindi da cui potevate tendenzialmente o con ogni probabilità guardarvi, dovervi guardare per rischiando di essere colpiti o assassinati? Loro arruolarono ragazzi proprio che noi non ci aspettavamo, tipo Letizia, il figlio di Letizia Armando, Letizia Franci, i cugini, quello era cugino di Domenico Bidognetti, anche quell'altro Letizia, cugino sempre di questo Letizia, Letizia Giovanni, tipo quello spagnolo, altri di Trento, Ducendo, questi paesi, ragazzi che noi non ci aspettavamo. Senta, se può dirlo, almeno facendo i conti rispetto al gruppo Bidognetti, nel periodo in cui lei conosceva sia gli stipendiati formali sia i soggetti che tenevate intenzionalmente clandestini rispetto agli stipendiati, di quante altre persone parliamo per quanto riguarda quali componenti del gruppo? Ma tante. Allora c'erano... No, Diana, soltanto in via generale, non è necessario che me li cita tutti, se vuole me li può citare tutti se ha difficoltà, però volevo comprendere dal punto di vista numerico, quantitativo, di quante altre persone si parla di questi soggetti rimasti, tra virgolette, affiliati ma in clandestinità in quanto non risultanti dai conti, dal conto dello stipendiati. Era anche Vincenzo Casalese, lui, il figlio, il cognato, questi erano di Giugliano, erano stipendiati dalla famiglia Bidognetti, senza che nessuno lo sapesse, a volte glieli portavo io, veniva la moglie, se la veniva a prendere. Ma tanti, adesso qualcuno mi sfugge. Erano tanti, mi scusi, erano per comprendere sempre, il gruppo era, vedevo, un maggior numero di persone stipendiate ma che non risultavano, oppure erano più quelle stipendiate che risultavano, per comprendere l'ordine di grandezza? No, il numero era più quelli stipendiati. Il numero era più quelli stipendiati? Sì, quelli formali. Quelli formali. E senta, oltre a quelli stipendiati in modo clandestino, per le esigenze che ha già palesato, vi erano anche, se può dare indicazioni sempre in via orientativa, senza necessariamente citare i nomi, vi erano anche soggetti fiancheggiatori a voi legati che utilizzavate per singole specifiche mansioni, occultamento di armi, si imbeccate per estorsioni, attività esecutiva materiale, oppure vedette, cose di questo tipo? Sì, soprattutto le vedette, noi si cercava di non farle conoscere, e allora ognuno di noi aveva qualche amico così e gli faceva un regalo, quando soprattutto lo metteva a guardare qualcuno gli si dava proprio dei soldi. Quindi c'erano anche molte di queste persone che operavano in questo modo a favore del clan. Mi ha sentito? Sì. C'era uno zio, Romolo Simeone, con due o tre nipoti. Bidognetti gli dava i soldi, Bidognetti Aniello. Questi qui giravano nel paese, avevano notizie, venivano, anche quando io non mi ero ancora scisso. Ci facevano sapere tutto. Aveva un bar, Romolo Simeone? Sì. Che bar aveva? Aveva un bar nei pressi del dove fu ucciso Orsi, nei pressi della Madonna di Preziosa. Senta, vorrei chiederle, Diana, vi era una politica da parte del clan nel sostenere in periodo di campagne elettorali politiche regionali, provinciali o comunali di sostenere alcuni candidati nelle contese elettorali? Sì, si è sempre fatto qui.
si è sempre fatto. E vi erano soggetti dedicati in modo riservato oppure specializzato a questo tipo di attività? Può darci indicazioni sulle sue conoscenze? Questo prettamente era una cosa della famiglia Schiavone. Poi comunque a volte venivamo investiti anche noi, il figlio di Bidognetti, ma a livello comunale magari sono intervenuto anch'io qualche volta. Altre cose l'ho vissute così io passivamente. Ci fu una volta che il Chianese si candidò, non mi ricordo, alla Camera, alla Provincia, alla Regione, non mi ricordo. Venne Raffaele Ferrara a parlare con Aniello Bidognetti andò da lui a parlarci, ce l'accompagnai anch'io, voleva una mano, un aiuto, gli è stato fatto, una cosa di questo. Sì. E senta, sempre in via anche generale. Altre volte comunale. Quindi praticamente il clan si interessava di sostenere nelle campagne suoi candidati e lo faceva prevalentemente lo Schiavone. Vivono di questo, dottor. Scusi, non ho capito. Vivono di questo. Vivono di questo. Qual era l'utilità, se può rappresentarcela, anche se è intuibile, qual era l'utilità nel sostenere candidati alle singole contese elettorali? Qual era l'utilità che il clan ne riceveva? Il tornaconto che si ha delle forze istituzionali, delle forze comunali, delle forze provinciali. Escono dei lavori alla provincia, il primo a sapere lo sa Francesco Schiavone. Lo sappiamo noi a Casale. Escono i lavori su un comune e si sa tutto, si sa quelli che svolge proprio il consiglio comunale, il consiglio regionale, il consiglio provinciale, tutto. Questo quindi ha un interesse anche economico, principalmente economico, quello sì, che vi guidava. Sì, poi le licenze edilizie, piani regolatori, queste cose qui, tutto. E quindi questo, che lei sappia, questo sostegno e scelta di candidati per le contese elettorali è nato, che, per quello che lei sa, dall'origine della sua affiliazione al clan e per tutto il tempo, oppure si è stato qualche periodo in cui ciò non si è manifestato? È una costante? No, sempre. Non sanno vivere senza politica, la politica per loro è vita. Vorrei comprendere, può indicarci in via generale qual era la zona di influenza del clan dei Casalesi, diretta o indiretta, ad esempio tramite soggetti alleati o fortemente legati al clan stesso? La prima parte della domanda, dottore, è saltata. Volevo comprendere, se può dirci, la sfera di operatività sul territorio nazionale del clan dei Casalesi e anche eventualmente, sia diretta sia indiretta, eventualmente anche legata a rapporti di alleanza o di stretto legame con famiglie diversamente dislocate rispetto a quelli che sono i vostri territori elettivi. Certo. Bidognetti Francesco aveva rapporto con Calabresi, con anche Francesco Schiavone, Sandokan, con Siciliani, con questi hanno tante conoscenze con altre famiglie malavitose. Se possiamo andare per ordine, la vostra zona di influenza specifica del clan dei Casalesi lo diamo per scontato, però magari se ce lo può esplicitare. Sì, dal tutto il Casertano fino al Basso Lazio. Tutto il Casertano intende tutti i comuni della provincia di Caserta? Tutti i comuni della provincia di Caserta. Diciamo che è escluso un po' il comune di Marcianese, non è che ci interessa più di tanto, che c'erano le due famiglie comunque, i Quacquarone e i Belforti, i Mazzacane, che i Quacquarone erano con noi e noi comunque gli abbiamo sempre messo il bastone nelle ruote ai Belforti. Poi c'era anche un po' la Vellinese, il Beneventano, anche lì si arrivava. C'erano Sparandea di Avellino,
c'erano i pagnozzi di Benevento, i sparandati di Benevento con i pagnozzi di San Martino, Valle Caudine, che pure stavano con noi, questi qui. Senta, prima ha citato i Mallardo in modo significativo, il rapporto con i Mallardo di che tipo era da parte vostra, in particolare Francesco Bignetti, dove era operavano i Mallardo? Cosa. Era proprio una sola cosa, tra Bidognetti e Francesco, la famiglia Bidognetti e la famiglia Mallardo era proprio un'unica cosa, insieme a Contini, insieme a Gennaro Licciardi. I casalesi con il gruppo, con l'alleanza di Secondigliano era una sola cosa. Quindi giungeva fino a Napoli sostanzialmente ad operare attraverso questi altri gruppi, il clan dei casalesi. Siamo andati a Napoli a fare omicidi, abbiamo fatto tante cose. Quando parla dei Mallardo, a che zona geografica si riferisce? Loro stanno a Giugliano, ma comunque insieme a Contini e Licciardi, Napoli e provincia ce l'hanno nelle mani, l'hanno proprio chiuso. E mi ha detto, rispetto a Bidognetti Francesco, Bidognetti Francesco era una sola cosa con Mallardo, può spiegare in che termini distingue questa identità rispetto a rapporti di alleanze? Sì, mi dica, spieghi. Vincoli, a parte dei rapporti di alleanze camorriste, però ci sono vincoli di amicizia che risalgono agli anni 60 tra lui e Francesco Mallardo. Quindi già risalenti dalla nascita sostanzialmente dal primo periodo di operatività di Francesco Bidognetti. Sì, erano ragazzi minorenni, già se la facevano insieme. All'epoca si diceva che loro tutti e due facevano i papponi, ma erano ragazzi, che papponi, facevano così, i bullisti. Senta, ha citato Guida Luigi come soggetto cui venivano garantiti e versato del denaro. Guida Luigi di dove era, dove operava e se poi ha avuto ruoli anche formali, diretti con il clan dei casalesi. Guida Luigi, io l'ho conosciuto sempre nella fine dell'87. Lui stava, lui era della sanità, quartiere sanità di Napoli, e stava con Bardellino proprio, con la famiglia Bardellino, siccome che la seconda moglie di Bardellino, Antonio, era della sanità, i cognati di Bardellino erano amici di Guida Luigi, allora se la faceva con Bardellino Luigi Guida. Dopo la morte di Bardani è rimasto con noi il gruppo Bidognetti, che lui ci riconosceva, che noi stavamo più vicino a Bardellino, ed è rimasto con noi, ha fatto dei vincoli di San Giovanni con Bidognetti, con Baranza, ha fatto tante cose con noi, poi lui c'era un problema, aveva un problema con Vincenzo, uno della sanità, questa è una famiglia, non mi so viene il nome, però. E facevano parte del clan Licciardi. Allora noi lo volevano uccidere, secondo Chianese Luigi Guidi. Allora Bidognetti, abbiamo parlato con Licciardi, Gennaro, abbiamo detto questo è amico nostro, sta insieme a noi, lascialo stare. E così è successo. Lui vendeva droga insieme ai secondiglianesi e stava lì nella sanità, però lui faceva capo a Casal di Principe e Bidognetti gli mandava uno stipendio di 5 milioni al mese, c'erano altri ragazzi pure che facevano la droga con lui, quando ci serviva che dovevamo fare qualcosa nelle zone di Napoli non lo chiamavamo e lui era più pratico di Napoli, guidava bene la motocicletta, queste cose qui. Poi fu arrestato per associazione nel 91, abbiamo mantenuto la moglie, era latitante anche la moglie, non l'abbiamo fatta arrestare, era latitante del villaggio Coppolo, insieme ai Vargassi, la curavano. E lui era molto riconoscente a Bidognetti Francesco, quando c'è stata questa scissione, lui è stato scarcerato nel 2000-2001, e si è messo insieme ai figli di Bidognetti come capo del gruppo per cercare di gestire
E se ha commesso tanti omicidi per il gruppo Bidognetti. Guida Luigi, all'atto della sua scarcerazione, lei era in quel periodo era nemico della famiglia detenuto. Bidognetti? Sì, ero detenuto. Mi scusi, lei era lei dal 99, quindi era, è stato ininterrottamente detenuto. Guida, lui, sì. Diana, mi scusi. Sì, sì. Lei dal 99 è stato ininterrottamente detenuto. Sì. Le informazioni circa questo ruolo di capo militare di Guida Luigi le furono rese in carcere? Le giunsero in carcere? Sì, perché poi sì, noi stavamo a Santa Maria Capodetro per il processo Spartacus e c'erano scarcerazioni, si alternavano, chi arrestavano che stavano fuori, li portavano nel nostro reparto, chi scarceravano, andavano e venivano i nostri paesani, Raffaele Diana, Giuseppe Caterino, Enrico Martinelli, Nobis Salvatore, questi qui furono scarcerati, riarrestati e portavano notizie e abbiamo avuto questa notizia, poi facciamo i colloqui, c'era tutto il mio gruppo in carcere, facciamo i colloqui, abbiamo avuto notizie che Luigi Guida si era incontrato con Zaccaria Michele, con qualcun altro, Giuseppe Catarino, e che lui da Napoli si era messo a capo della famiglia Bidognetti, c'era questa lamentela tra di noi. Ho capito, quindi era stato informato per queste ragioni. Senta, lei ha conosciuto la convivente di Bidognetti Francesco, Carino Anna? La conosco da, dall'80. Volevo comprendere, l'ha avuto modo di conoscere per ragioni personali nei rapporti diretti che ha avuto con Francesco Bidognetti e i suoi figli, ragioni operative nel clan, se ci può dare un'indicazione generale? A volte, quando è andato a colloquio, qualche volta mi ha portato qualche ambasciata, e poi io avevo a che fare, c'era mio fratello che gli dava una quota delle pompe funebri, io a volte gliela davo anch'io quando non c'era mio fratello, abitavamo di rimpetto, era di famiglia. Era. E senta, quando ha detto che ha portato delle ambasciate andando in carcere, ambasciate da chi portava Carino Anna? Per il marito. Il marito di Bidognetti Francesco? Sì. Lei lo chiama il marito, per quale motivo diciamo parla di rapporto di come se fosse di coniugio? Non erano sposati? Sì, lo so, non erano sposati, però siccome avevano tre bambini, noi la chiamavamo la moglie, non era... Era come lo fossero? Era come fossero sposati per voi? Sì, certo. Senta, volevo comprendere, torniamo un attimo indietro, mi stava facendo la ricostruzione dei territori diciamo controllati direttamente o indirettamente dal gruppo e poi ci siamo un attimo addentrati a trattare maggiormente i rapporti con Guida Luigi. Guida Luigi mi ha detto che era della sanità, questi rapporti interni, questi rapporti forti tra Bidognetti Francesco e Guida Luigi nacquero diciamo negli anni 80 quindi? Sì. Già si conoscevano, lui per il clan Bardellino già commise un omicidio insieme a Spenuso, mi sembra nella zona di Grumenevano, poi lui fu assolto e Spenuso fu condannato, quell'omicidio lo fecero per Bardellino. Quindi già all'epoca diciamo della reggenza Bardellino vi erano questi rapporti? Sì. Mi scusi, se può dirci, erano rapporti che inducevano ad avere relazioni stabili con i gruppi della sanità oppure erano rapporti, per quello che sa, episodici legati a specifiche mansioni? Domanda non l'ho compreso, dottor. Vorrei comprendere, lei ha parlato di rapporti con vari gruppi diversamente dislocati nel territorio, ha parlato di Guida Luigi e della sanità. Questo rapporto tra Bidognetti Francesco e Guida Luigi, che nasceva già all'epoca di Bardellino, avevano i rapporti che vedevano anche una mutua, una reciproca operatività nei territori di riferimento, sanità, Napoli e zona del Casalese. Perché all'epoca c'era la lotta contro i cotoliani e allora lui lo misero nella sanità.
però nella sanità c'erano anche i Vastarelli, Tolomelli, erano due famiglie anche loro grosse, c'era Peppe Misso, però il pupillo di Bandolini era Luigi Guida e lui ci faceva sapere tutto a Bandolino, anche perché, come vi ho spiegato prima, lui aveva un rapporto con i cognati di Bandolino. Quindi... i De Vito, il fratello Luigi De Vito e un altro, non mi ricordo il nome, però sono due fratelli della moglie di Bandolino, la seconda moglie di Bandolino. Dobbiamo sospendere. Diana, mi scusi, proseguendo nei rapporti con la zona di influenza e la rilevanza del clan dei Casalesi nell'ambito delle regioni Campania e non solo, lei ha parlato anche di infiltrazioni nel territorio del Basso Lazio, può dare indicazioni di quali sono le sue conoscenze, che cosa intende per Basso Lazio e come si è articolata questa influenza da parte del clan anche in queste zone? Erano già queste zone ricoperte da Bandolino, quanto era lui vivo, della sua famiglia, da Gennaro De Angelis, costui di Casal di Principe, uno di vecchio stampo. E poi è andata a finire che dopo la morte di Bandolino il clan ha messo le mani su queste zone. Prima c'era Alberto Beneduce, che ci arrivava anche lui fino a Formia, poi fu ucciso Beneduce, Zagaria con il suo gruppo e insieme a De Angelis, poi ci abbiamo mandati noi del gruppo Bidognetti, Nicola Zara, per vedere nel mercato di Fondi, mercato ortofrutticolo, per vedere come, se il terreno era fertile, e ci sono stati anche arresti, fece un'ordinanza a Cantiere Salvatore e anche a Nicolo Zara per estorsione all'interno del mercato di Fondi, il mercato ortofrutticolo. Ho capito, quindi riguardava anche un tipo di controllo del mercato ortofrutticolo di Fondi, quella che era la infiltrazione del clan dei Casalesi in quelle zone. Mi scusi. Volevamo prenderci queste zone proprio in modo attivo, proprio metterci le mani sopra, siccome noi molte notizie del mercato di Fonda ce le dava Baldaccini Matteo, costui di Casal di Principe, fratello di Gennaro Baldaccini che fu ucciso. Lui abitava lì e faceva anche un autotrasportatore, e molte notizie ci le abbiamo avute da questo, e abbiamo mandato a Nicola Zara lì. Ho capito, è stato... C'era un giro di usura lì, all'interno di questo mercato, che era gestito da alcuni zingari che conosceva Nicola Zara e che lo denunciarono, una cosa del genere. Senta, in che periodo risale queste sue informazioni e questo suo intervento del clan? Che periodo sta riferendosi? 94, 93, 95. Quindi primi anni 90 sostanzialmente, prima metà degli anni 90. Sì. Senta, si è convenuti con la difesa... Però la persona più esposta per noi in quelle zone, a parte che c'erano alcuni ragazzi di Alberto Beneduce che ormai erano rimasti vicino a Zagaria Michele, un certo Ordantino, altri ragazzi di Castelfort, paesi di montagna del Lazio. Principalmente c'era De Angelis Gennaro, che le cose più grosse le controllava lui per conto del clan dei Casalesi, in ottimi rapporti con Cirillo Bernardo. Qualsiasi cosa, lui veniva a casa di Cirillo Bernardo, Gennaro De Angelis, e ci riferiva. Senta, si è convenuti con la
la pubblica accusa con la difesa nell'acquisizione delle dichiarazioni che lei ha reso innanzi alla terza sezione della Corte d'Assise Santa Maria Capua Vetere, processo nei confronti di Porto Mario più 6, riguardante l'omicidio ai danni di Michele Orsi, l'udienza del 19 aprile 2010, in cui ha reso dichiarazioni, e anche del verbale di interrogatorio che lei ha reso il 12 maggio 2005, che le era stato contestato durante, rappresentato per le contestazioni, a pagina 92 del stesso, verbale e dell'esame da lei reso. Quindi non le farò domande su questo punto, in particolare domande ulteriori per quanto riguarda le vicende che lei ha già riferito riguardante Orsi Michele e Orsi Sergio e i rapporti che avevano con il vostro clan e il vostro gruppo. Le vorrei chiedere quindi, innanzitutto vorrei comprendere bene i suoi rapporti con Diana Carmine, con cui di cui aveva parlato in quel verbale di interrogatorio, in altri verbali di interrogatorio, esattamente che ruolo aveva Diana Carmine per il suo gruppo e i rapporti che aveva con altri soggetti, in particolare Ferrara Nicola e i fratelli Orsi. Loro dovevano fare un grosso consorzio, sempre come l'Eco 4 che gestivano i fratelli Orsi. Loro dovevano fare degli impianti di inceneritore, degli impianti di stoccaggio in provincia di Caserta, qualcuno anche in provincia di Avellino. Comunque Diana Carmine era un mio cugino di secondo grado e ha fatto sempre l'imprenditore. Quando noi avevamo qualche grosso lavoro, magari lo intestavamo a lui, qualcosa, poi si è intestato anche dei terreni, di bidognetti, però lui è stato molto furbo, che li ha rimasti intestati al vecchio proprietario, che era una persona di, se non ricordo male, dell'isola di Capri, abitava a Capri costui, comunque è un fondo agricolo a Cancello Arnone. 40 moggi di terra, una cosa del genere. Ha fatto lavori, un lavoro per condotto, una grossa ditta madre, che facevano condotte di idriche nella Villa di Terno e nell'Agro Alessano. Lui insieme a Darione, a Gaetano, una cosa del genere, si divisero un grosso lavoro. E senta, mi scusi, mi ha parlato di questi impianti, esattamente di cosa si trattava e quando è? Nell'88 gli abbiamo intestato un lavoro a Casal di Principe, che era nostro, lui lo ha eseguito e ci ha dato i soldi. Sta parlando sempre di Diana Carmine, suo cugino. Non ti sento. Sta parlando sempre di Diana Carmine, suo cugino. Sì. E senta, lei aveva rapporti personali stretti con Diana Carmine, suo cugino? Aveva rapporti personali stretti con Diana Carmine? Sì, era un parente che io ci ho sempre trattato, sempre. Era più grande di me, mi consigliava pure queste cose. E senta, vorrei comprendere, lei ha parlato di questo, di un progetto di realizzare impianti, chi gliene ha parlato e in che periodo esattamente? Diana Carmine, io ero latitante, 97, se non ricordo male, 97, 98, in quel periodo, che lui insieme a queste persone, a Ferrara, Orsi, i fratelli Orsi, dovevano fare questo grande impianto, sia di inceneritore che di stoccaggio. Mi scusi, esattamente come, cioè, quindi con Ferraro Diana Carmine insieme a Ferraro Nicola e i fratelli Orsi, tutti insieme? Questi erano i soggetti più
imprenditori più grossi di Casal di Principe che potevano, e poi che erano tutti vicino, c'erano i fratelli Orsi insieme a Diana Carma che erano vicini a Bidognetti Francesco, e c'era Ferraro Nicola che era socio e intimo amico di Francesco Scione, Santo Cano. Senta, in che contesto e perché le rappresentò di questa vicenda? Cosa gli disse rispetto a questo progetto? Quali dettagli le fece? Perché glielo raccontò a lei proprio? Lui stava, perché comunque lui aveva, c'aveva un problema, disse c'è uno che mi sta dando problema, se in caso, disse non ce la faccio svolgere io, ti intervieni tu e vediamo un po' questo che dice. E mi promise una grossa cifra, disse se io vai in porto questo fatto non ti preoccupare che ti mantengo a vita, questo è un business grossissimo. Poi lui stava facendo un lavoro della ferrovia veloce nella zona di nell'Alto Casertano, sta facendo un lotto e mi sembra che Zaccaria gli aveva cercato dei soldi, queste cose qui, gli stava dando una cosa di soldi a Zaccaria. E senta, quando le parlò di questo progetto la prima volta, o se ne gliene ha parlato più volte, stava facendo dei lavori da qualche parte, Diana Carmine? Sì, stava facendo la linea veloce, l'alta velocità. Un lotto in provincia di Caserta, se non ricordo male. Ricorda se era qualcosa che era accaduto in quel periodo, un riferimento temporale quando ne parlò in relazione a qualche evento straordinario, eccezionale? Mi ricordo, io gli dissi di non dar conto più a Bidognetti, gli stavo dicendo queste cose, di non... Lui, questo lo ricordo così, comunque mi promise una grossa cifra che stava facendo, e stanno facendo questo consorzio, un consorzio tipo Eco 4, che già avevano in mano i fratelli Orsi. Sempre associo con Bidognetti Francesco. Senta, io le ho chiesto se ricordava il periodo in cui fece riferimento a questa vicenda di Anna Carmine, se non lo ricorda, visto che ha risposto la realizzazione della TAV, lei il 27 maggio 2011 ha dichiarato, leggo la parte di rilevante per il contesto temporale, in un periodo infatti orientativamente risalente all'alluvione del Sarno, per la precisione immediatamente successiva all'alluvione, Diana Carmine immediatamente iniziò a lavorare per risanare gli effetti dell'alluvione stessa con una sua società. Sì, come appena successo l'alluvione di Sarno e 15 di Avellino, lui il giorno dopo stava già lì con i suoi mezzi, e io lo chiamai e gli dissi, ma come hai fatto a prendere già questo appalto, un grosso appalto? E lui disse, avevo delle conoscenze già vecchie. E io gli chiesi una cosa di soldi, dissi, aiutami che sono latitante, dammi qualcosa di soldi. E in riferimento a questo lui mi disse che stava facendo anche questo grosso affare dell'immondizia, degli inceneritori e degli stoccaggi. Cioè, quindi, mi scusi, si parlava mondizia, inceneritori e stoccaggi, vorrei comprendere, si parlava anche di inceneritori? Sì. E inceneritori, cioè che doveva realizzare, che impianti doveva realizzare, secondo quello che le disse Diana Carmine? Doveva fare un impianto di inceneritore, grosso, lui addirittura mi disse che aveva anche già acquistato il terreno, cioè aveva già il terreno pronto. E poi un altro sito di stoccaggio, una cosa del genere. Senta, che regalo le aveva promesso laddove questo affare fosse andato in porto? Una grossa cifra, mi disse. A parte, io dissi, mi devi dare il 20% se fai questo affare. Lui le... Non ci sono problemi, questo sarà un affare che... staremo bene tutti.
Le diede un'indicazione? Anni. Le diede un'indicazione, accettò questa percentuale o le diede indicazione di una somma forfettaria che le avrebbe dato? No, disse come appena facevo, mi dava 200 milioni di vecchie lire, come appena andavo in porto, disse di 200 milioni, come appena... Quindi le promise 200 milioni di lire? Sì. Questo glielo disse direttamente Diana Carmine a lei e anche tramite altri soggetti oppure soltanto personalmente? Cioè lei contattò Diana Carmine da solo oppure anche attraverso altri soggetti? No, lo mandai a chiamare con Francesco Panaro. Io stavo appoggiato a casa di Francesco Panaro, lo mandai a chiamare e ci parlai. Quindi lo mandò a chiamare tramite Panaro Francesco. Senta, ci parlò quindi personalmente poi. Poi lui mi disse, non mi mandare più a questo, questo viene a casa mia, gli sto dando soldi, vuole soldi. Disse, cerchiamo di vederci noi personalmente, altrimenti questi sono come le zecche. Quindi poi vi siete parlati direttamente, vi siete relazionati direttamente. Senta, vorrei comprendere, per quale motivo le aveva chiesto, diciamo, una quota di questa, di questo progetto, lei personalmente aveva chiesto una quota di questo, per il, i profitti di questo progetto che includeva anche gli inceneritori, a suo cugino? Qual era il motivo per cui gli aveva chiesto questa, questa quota? Per non farla dare a Bidognetti, per non farla dare a Ischiavone, siccome lui era un mio parente, disse tu quello che devi dare, quello che devi fare, tu parli con me. Okay. Cercò quindi di attrarre a sé e quindi di escludere il rapporto con Bidognetti, forte del, cioè facendo leva del rapporto di parentela con Diana Carmine. Io gli disse lui non doveva avere più assolutamente rapporto con Bidognetti, con i figli, con questi qui. Senta, le chiese qualcosa Diana Carmine in relazione a questo progetto? Le chiese di fare qualcosa a lei direttamente? Sì, mi disse che lui aveva un problema con una persona. Fin quando lui ci riusciva a risolvere, altrimenti io dovevo intervenire, eliminando questa persona. Quindi le disse non mi disse chi era però. Quindi le disse che aveva, Diana Carmine, che aveva dei problemi con una persona e che, diciamo, se non riusciva a risolvere i problemi l'avrebbe dovuto uccidere lei. Diana? Sì, sì. Lei poi ha saputo, le disse più nulla se vi erano stati intoppi, se questi intoppi c'erano stati effettivamente e quindi le demandò poi il, no, non, questa, non gli... questo omicidio oppure non ne parlò più? No, non gliel'ho chiesto più. Poi dopo il mio arresto ne abbiamo parlato in carcere io con Mario Caterino e Giuseppe Caterino, Maria Abbott, Sebastiano Panaro, che lui insieme ai fratelli Orsi e questo Ferrara stavano facendo questo affare. Quindi poi quando fu arrestato? Nel 99. E quindi parlò con Mario Caterino anche di questa vicenda del, dell'inceneritore? No, io non glielo dissi dell'inceneritore, che io già sapevo. Loro mi dissero che stavano facendo un altro consorzio per gli stoccaggi, una cosa del genere. Senta, scusi, su questo punto nell'interrogatorio del 27 maggio 2011 lei ha dichiarato diversamente da ora, le ha dichiarato in particolare fu Mario Caterino, allora dunque nel 99-2000 per la precisione in carcere, cominciai dunque a sentir parlare del progetto della realizzazione degli inceneritori da altri detenuti. In particolare fu Mario Caterino che me ne parlò, mi disse che costui stava facendo i conti di ciò che stava succedendo in quel periodo in relazione ai lavori progettati a quella data, prevedendo i profitti che dovevano entrare nella cassa del clan. Si preoccupava del fatto che i Bidognetti spadroneggiavano in quel periodo, gruppo all'epoca capeggiato da Bignetti Agnello, fino al suo arresto. Quanto ai lavori in progetto, menzionò quello degli inceneritori e l'aeroporto di Grazzanise. Sì. Le parlò anche di questo Mario Caterino o no? Sì, come no? Quindi le l'aeroporto parlò anche di Grazzanise era...
Le parlò anche degli inceneritori, sì, del Grazzanise. Sì, dovevano fare dei siti, di preciso, mo io non ricordo se erano inceneritori o siti di stoccaggio, imballaggio, queste cose qui. Mi scusi, visto che nel verbale è indicato 27 maggio 2011 e lo indicò innanzi anche alla Corte d'Assise Santa Maria Capua terza sezione il 19/4/2010, la questione degli inceneritori, vorrei comprendere, si tratta di anche di inceneritori quello che sì, riguardava Diana, sì, Carmine? Quindi... Sì, parlavano anche dell'inceneritore di Acerra, parlavano anche di quello lì che dovevano rimodernare, fare... Le fecero, mi scusi, le dissero di che inceneritore si trattava o non le dissero nulla? Vorrei comprendere questo. Abbiamo parlato così, però non era... L'ho capito, sì. Quello che le ricorda di questa vicenda, ho compreso che stavano parlando così. Sì, costoro avevano un forte politico nelle mani che gli stava facendo realizzare queste cose, di questo abbiamo parlato. Dice, guarda qui, questi quattro si sono messi sotto questo politico e stanno riuscendo a fare queste cose. Il nome, che il fatto vi fosse questo politico importante che stava garantendo queste cose, tra cui l'inceneritore, da chi gli fu detto? A Mario Catarino, e anche mio cugino Carmine, mio cugino Diana Carmine mi disse che avevano un grosso parere, non chiesi chi era. Ho capito. Quindi chi gliene parlò? Diana Carmine, per primo chi gliene parlò? Diana Carmine, poi Diana mi fu confermato da Mario Catarino e anche Giuseppe Di Catarino di San Cipriano. Questa seconda conferma fu in carcere? Sì. Ho capito, quindi prima Diana Carmine, quando lei era latitante, gliene parlò? Diana Carmine gliene parlò quando era latitante, invece? Sì, dottore, ho risposto. Sì, non avevamo sentito. Diana Carmine aveva esperienza in quello specifico settore, quello cioè di attività collaterali, strumentali o finali in relazione allo smaltimento di rifiuti? O era un settore del tutto estraneo alla sua attività? Era un settore del tutto estraneo, però lui aveva un grosso albo nazionale, un'iscrizione grossa, siccome faceva l'imprenditore da molti anni, da giovane, e aveva capito, aveva fiutato l'affare, voleva metterci le mani sopra anche lui. Qual era l'attività specifica che aveva il Diana Carmine? Imprenditore edile. Ricorda qualche società, qualche sigla societaria che lavorava? Tante, ma lui aveva anche i fratelli, i cognati, ingegneri, di preciso i nomi delle società le ricordo. Senta, lei mi ha detto che questo progetto includeva lo stesso Diana Carmine, Ferraro Nicola e i fratelli Orsi. Vorrei chiedere, ma Ferraro Nicola a chi era particolarmente legato? Francesco Schiavone, stando là. Francesco Schiavone. Comprendere, quando gli raccontò di questo progetto che accomunava Ferraro Nicola, i fratelli Orsi e Diana Carmine, lei si è rivolta a Diana Carmine in qualche modo in relazione alla persona di Ferraro Nicola che le aveva citato come soggetto incluso in questo progetto? Perché stavano facendo questo accordo tramite questo grosso politico e doveva accontentare questi personaggi vicino al clan, i più grossi. Questi dovevano portare i soldi ai capi. Lei mi ha citato alcune opere. Non si sente, dottor. Mi ha citato alcune opere, diciamo qualche attività svolta di Diana Carmine per conto del gruppo. Vorrei sapere, aveva rapporti con Schiavone Walter, Diana Carmine?
Sì, anche. Una volta mi chiamò Schiavone Carmine, Schiavone Valterra, e mi disse di chiamare mio cugino, disse, siccome ti è cugino, chiamalo tu. Aveva appena iniziato il lavoro della ferrovia veloce, disse fatti dare 50 milioni, io dissi guarda che io se devo chiamare mio cugino e farmi dare i soldi e portarli a voi, tanto vale che lo chiamate voi e ve li fate dare voi. Disse comunque i soldi sono anche tuoi, non è che vanno a finire nella cassa, però io dissi chiamatelo voi, e così fece, se lo chiamò lui. E lo conosceva già, Schiavone Carmine, lo conosceva già suo cugino quando le noi siamo paesani, abitiamo tutti e tre, quattro, abitiamo, che ne so, 150 metri lontano, l'uno lontano dall'altro. Poi siamo tutti figli di contadini, terreni vicini, ci conosciamo tutti a casa. Senta, mi scusi, oltre a quella intestazione fittizia di quel terreno per conto di Bidagnetti Francesco, però terreno su cui non fece il preliminare definitivo di vendita con il suo nome, ti ricorda se Diana Carmine ebbe, che lei sappia, svolgere altri lavori per conto del clan o con insieme a soggetti riferibili al clan, quelli che ricorda? Quando io ricordo che lui acquistò questo lavoro, io ero in carcere con questo terreno, poi uscì e glielo domandai, ma io pensavo se l'era intestata lui, invece no, lui lo rimase intestato al vecchio proprietario e fece dei lavori a questo, addirittura fece anche un baratto, fece dei grossi lavori a questo proprietario di questo terreno in cambio dei soldi, però lui si prese i soldi per acquistare questo terreno, glieli diede Bidognetti. Ha fatto tanti lavori lui, che io ricordo uno glielo abbiamo dato nel 88-89 a Casal di Principe, lavori di fognature, queste cose. Ha fatto lavori nell'Agro Aversano, se non ricordo male a Cesa, ebbe dei problemi con Peppe Quadrana a Cesa, mi disse che lo stavano uccidendo Peppe Quadrana, una cosa del genere. Senta, volevo comprendere. A Villa Eterno ha fatto lavoro a Casal di Principe, di la scuola che è a Casal di Principe, il geometra, la ragioneria. No, ma lui ha fatto un sacco di lavoro. Ricorda in che periodo fece questi lavori alla scuola di Casal di Principe, di ragioneria? Alla scuola? Sì, la scuola di ragioneria, il periodo di Casal di Principe. Non ti sento, dottor. Il periodo in cui fece questi lavori per questo edificio scolastico di ragioneria di Casal di Principe? Allora, io ricordo nel 94, lui l'aveva appaltato nel 94, però se iniziò già nel fine 94 o nel 95, non mi ricordo. Comunque 94-95. Senta. Poi c'era un altro problema, c'era... C'è il cognato di Walter Schiavone, Antonio Coppola, questo furbo che faceva, lui e anche Ferraro Sebastiano, si prendevano i lavori anche a Casal di Principe e loro li intestavano a Diana Carmine, al fratello, ai fratelli, e magari Diana Carmine li faceva e poi si dividevano i proventi. E c'era già questo rapporto con... anche con Schiavone, lui si è messo sempre a disposizione siccome era di Casale. Coppola Antonio, paura, diciamo. Coppola Antonio era, sì. Aveva rapporti di parentela con qualcuno di Schiavone? Coppola Antonio era parente di qualche Schiavone? Sì, ho detto, il cognato di Walter Schiavone. Ah, Walter Schiavone. E senta, con questo Coppola Antonio quali lavori aveva fatto Diana Carmine? Un'altra scuola, un edificio scolastico, restaurazione, questo nel 98, 97, 98. Sempre a Casal di Principe? Sì, a Casal di Principe, l'edificio scolastico, mi sembra via Parroco Cagliardi. Invece i lavori che aveva fatto con Coppola, quali erano, insieme a questo Coppola Antonio? Ma anche nel 84... fece la piazza di Piazza Villa, che era di Coppola Antonio il lavoro, e lo fece lui. Lo intestavano a lui, glielo facevano eseguire, però si prendevano loro i soldi.
Sempre di Casal di Principe, sta parlando, sempre la faccia pulita. Piazza Villa, sì. Sempre di Casal di Principe. Sì, nell'84. Ricorda qualche altro lavoro a Villa Literno? Lavoro di Villa Literno, questo lavoro delle condotte idriche. Nel 93, però lui lo appaltò nel 91-92, se non ricordo male, un subappalto grosso dalla ditta madre Condotta. Se lo dovevano dividere lui, questo è un accordo che fu fatto da Bidognetti Francesco e Francesco Scioni Junior, che lo doveva svolgere lui e Elio Diana. Elio Diana, cognato di Francesco Scioni Junior, però il lavoro lo seguì lui. Lui disse: mi hanno messo questo bappone addosso, non ho capito, ma io faccio il lavoro e gli devo portare i soldi a lui, questo non fa proprio niente. Qui mi sembra che il camorrista è Elio Diana, ma non è Francesco Scioni, disse, ha preso il posto del cognato. Senta, quando parla di Schiavone Francesco Junior, parla di Cicciariello? Sì. Senta... Aveva preso questo lavoro con un forte ribasso, il lavoro principale era 4-5 miliardi, e loro lo presero con un forte ribasso, il 20%, non mi ricordo, il 10%, il 15%. In relazione a questo progetto estremamente ambizioso di cui Diana Carmine le aveva parlato e che vedeva anche una sua futura regalia per lei di 200 milioni di lire, lei gli chiedeva aggiornamenti fino al suo arresto, finché fu arrestato, circa l'esito di questo progetto per il quale era stato richiesto anche di uccidere una persona laddove fosse questa persona si manifestasse come un intralcio? Io non gli ho chiesto aggiornamente perché gli disse di c'era un cortile, un'abitazione a Casal di Principe da vendere, gli disse di che lui doveva interessarsi di comprare questa abitazione per me, e lui andò dal proprietario a domandare quanto voleva, se non mi ricordo male 350 di vecchie lire, venne da me, mi disse: questo è un po' caro, vuole troppo, aspettiamo un po', fammi vedere, fammi trattare. E io non gli ho chiesto più niente, perché gli dissi: comunque cerca di trattare questa abitazione, compra e me la deve anche restaurare. Ecco perché non gli ho chiesto niente di come stava andando quell'affare. Non ho capito. Non pensavo che mi arrestavano, poi mi arrestarono. Allora. Non ho capito, scusi, il nesso tra questo che era riferito e il fatto che non gli ha più chiesto niente. Perché lo avevo messo addosso a una persona che doveva comprare questa abitazione, dissi così. Anche il lavoro lo fa, non lo fa, comunque mi deve comprare questa abitazione. Gliel'avevo imposto, disse: comprami questa abitazione. Poi quando c'ho i soldi te li do, se ce li ho, oppure ce li metti tu. Quindi Diana Carmine avrebbe dovuto comprare un'abitazione a lei, diciamo, quale compenso di questi 200 milioni le aveva promesso sostanzialmente? Ho capito. Anche fuori di questo, perché lui mi disse: fammi fare questo affare, come faccio questo affare, io ti do 200 milioni liquidi. Io disse: no, guarda, incominci a vedere questa abitazione, incominci a comprarla. E lui stava vedendo, io ebbi il risultato che comunque andò dal proprietario a trattare. Allora non l'ho pressato, disse: vabbè, piano piano comunque. E poi fu arrestato. Senta, mi scusi, finché non ci fu questa questione del disimpegno di Diana Carmine attraverso l'acquisto di questa casa a suo favore, lei si informava su come stesse andando questo progetto, nei limiti ovviamente di quello che le diceva Diana Carmine? No, comunque io diciamo che avevo orecchie dappertutto, cercavo di... lo venivo a sapere se lui faceva un fatto del genere. C'erano anche dei ragazzi che lavoravano per lui, amici di infanzia mia, la voce io la percepivo. Ecco perché non domandai. Senta, poi ne abbiamo iniziato a parlare in carcere con gli altri, con le persone detenute. Sì. Senta, mi scusi, volevo comprendere,
Quando io ho visto che anche queste persone erano a corrente di questo affare, mi meravigliai e disse, oddio, sono stato l'ultimo a sapere loro. Questi già erano a conoscenza, anche perché c'era Nicola Ferrari in mezzo. E senta, sempre in relazione a questo progetto, lei più o meno quante volte da latitante ha incontrato Diana Carmine parlando con lui? 2 o 3 volte, non ricordo. 2 o 3 volte, compreso la volta in cui le diete l'incarico di acquistare, sì, quella casa a suo favore? Sì. E senta, in queste occasioni lei si informava di quelle che erano, secondo quello che le diceva Diana Carmine, l'andamento di questo progetto? No, non glielo ho chiesto, perché comunque lui stava lavorando a Sarno, a 15, stava... Non glielo ho chiesto. Volevo essere sicuro della risposta. Allora, per comprendere bene, lei nel verbale interrogatorio del 27 maggio 2011... Lei ha dichiarato, si trattava di una cosa importantissima, un progetto preparato da molto tempo, ricordando, ricordo comunque che del progetto se ne parlava continuamente, per la precisione io ogni volta che vedevo Diana Carmine gli chiedevo a che punto stava e lui mi aggiornava. Una volta Diana Carmine mi disse che vi era stato un intoppo provocato da una persona, un imprenditore. Io gli chiesi chi fosse e mio cugino Diana mi rispose che qualora non avesse superato il topo me la dovevo vedere io, ossia avrei dovuto ucciderlo. Volevo comprendere, da questo interrogatorio risulterebbe che lei gliene chiedeva conto e se ne parlava continuamente. Volevo comprendere questa continuazione a quanti episodi risale. Guarda, se l'ho incontrato 3 volte, glielo chiedevo così e lui mi disse anche questo fatto di questo imprenditore. Io dissi, io sto qui, tu basta che mi fai sapere chi è, che vuole questo. Che poi io non sono sicuro se era un imprenditore questo. O aveva un problema sul sito, così. Non lo so se era un politico, non lo so chi era questo. Cioè, non le ha spiegato chi fosse, quale fosse la ragione di questo eventuale intoppo che aveva Diana Carmine? No. Quindi non sa in nessun modo a quale intoppo facesse riferimento? No. Disse che lui stava cercando di risolverlo lui, di risolverlo. Senta, le spiegò Diana Carmine chi fosse, diciamo, il promotore di questo progetto, chi fosse l'ideatore, se glielo disse? Lui mi disse che conosceva una persona, un grosso politico, e che gli aveva promesso questo fatto. Sì. Questo appunto, questo grosso politico, il nome di questo grosso politico non glielo fece o glielo fece? No, non me l'ha mai fatto. Non gliel'ha mai fatto. Invece le volevo chiedere, l'ideazione, dal punto di vista dell'ideazione, chi è che, secondo quello che le disse Diana Carmine, se glielo ha mai detto, aveva ipotizzato, ideato questo progetto di costruire, realizzare in particolare anche l'inceneritore? Non lo so, dottor, se c'era già stato un discorso sotto di Bidognetti Francesco e di Schiavone Francesco sotto questo fatto, io non lo so. L'ho capito. Perché a me mi sembra strano quando già erano d'accordo lui, Ferrara e i fratelli Hus. O fu questo politico, o comunque i capi di Casale volevano che costoro realizzassero questo affare. Mi scusi, vorrei comprendere perché, in che senso le sembrò strano il Ferraro Nicola insieme ai fratelli Orsi? Perché io dissi a Diana Carmine, dissi, ma tu di che cosa hai bisogno di queste persone, scusa? Tu sei un grande imprenditore, mica ti servono queste persone. Perché io comunque le volevo, a lui lo volevo allontanare da queste persone. Dicevo, lasciali stare, questi qui lo sai a chi fanno capo. E lui disse, stiamo purtroppo, lo dobbiamo fare insieme, che loro conoscono, Nicola Ferrara conosce un grande politico, una cosa del genere, aveva anche lui degli agganci, già aveva un appalto dell'immondizia, già aveva un impianto lui, aveva un deposito di questa nettezza urbana, anche a Casal di Principe.
Mi scusi, vorrei comprendere, le fu detto chi rispetto a Diana a Ferraro Nicola o i fratelli Orsi aveva gli agganci con questo grosso politico, o non le fu detto questa circostanza da Diana Carmine? Cioè, no, ognuno aveva i suoi agganci, può anche darselo conoscere tutti e tre questo politico, li stava mettendo il politico stesso d'accordo insieme, non lo so. Quindi non lo so dire. Quindi non specificò questo grosso politico a quale dei tre, se all'uno dei tre o a tutti e tre fosse legato o chi fosse l'aggancio, non ne fu specificato? No. No. Senta, volevo comprendere, mi scusi, ma in quel periodo lei riesce a ricordare il giorno esatto o comunque il periodo? Lei ha parlato all'esito della contestazione, lei ha indicato l'alluvione del Sarno, perché immediatamente Diana Carmine iniziò a operare con i suoi mezzi immediatamente dopo l'alluvione del Sarno. Le volevo chiedere, lei ricorda esattamente il periodo a cui risale questi primi incontri con Diana Carmine, il primo incontro in cui lui parlò di questo progetto, e quindi coerentemente il periodo dell'alluvione del Sarno? Mi sono incontrato anche prima di questa alluvione, però non ricordo se abbiamo parlato di questo fatto, perché poco prima, non me lo ricordo, dottore. Perché lei ha indicato, gli ha già indicato, come già riferito, che il periodo orientativamente risalente alla luna del Sarno, quando ebbe queste informazioni. Sì. La domanda è se si ricorda, ovviamente è in grado di contestualizzare il periodo della luna del Sarno, conseguentemente, coerentemente al periodo in cui ha avuto questi rapporti con Diana Carmine. Sì. Riesce a ricordarlo? Lo mandai a chiamare, riesce a ricordare quando è che ci fu questo incontro, data esatta, oppure orientativamente l'alluvione del Sarno quando ci fu, rispetto al suo arresto del 99? Ricordo il 97, 98 l'alluvione di Sarno, se non vado errato. Quindi indica un periodo orientativo 97-98, ho capito. Comunque sta parlando del periodo sostanzialmente in cui Diana Carmi ha iniziato a lavorare per l'alluvione del Sarno. Ma appena successe l'alluvione, lui il giorno dopo stava già lì con i mezzi, io l'ho visto. E lo mandai a chiamare, però io come appena andai latitando, ogni tanto mi facevo dare qualcosa di soldi, queste cose qui. L'ho sempre chiamato, mi sono sempre fatto dare i soldi. Senta, vorrei comprendere, lei sapeva, mi ha parlato di imprenditori del clan su Orsi, fratelli Orsi, ne ha parlato in diversi interrogatori e anche nei processi che in cui le dichiarazioni saranno acquisite, così come gli interrogatori. Volevo comprendere, Ferraro Nicola, a chi ha indicato che era legato agli Schiavone, può dire che tipo di legame aveva agli Schiavone, che cosa in particolare faceva per loro conto? Lui è socio dagli anni 80 con Francesco Schiavone Sandoval in tutti gli affari che fa. Lui ha iniziato con quasi in tutti i paesi della provincia di Caserta con la disinfestazione. Poi ha iniziato con il ritiro della nettezza urbana. Che io so anche dei beni intestati di Francesco Schiavone Sandoval, lui. Al Ferraro Nicola, intende? Dettomi da Bidognetti Francesco questo. Senta, sa quali fossero, se vi fossero rapporti tra Ferraro Nicola e i fratelli Orsi? Al di là di questa indicazione che le diede Diana Carmine circa questo progetto di realizzare il genitore insieme tra loro. Ma questi sono amici, tutti questi quattro, i due fratelli Orsi, Nicola Ferrare e Carmine Diana, questi sono amici da giovane, hanno anche il San Giovanni tra di loro, vi ha battezzato il figlio uno, il figlio un altro. Scusi, che cosa ha detto? Hanno il San Giovanni? Sì, tra di loro c'hanno il Diana Carmine con i fratelli Orsi, con Orsi, non Michele, quell'altro fratello. Sergio. Sergio. Che cosa c'ha in comune?
C'hanno un San Giovanni, una cosa del genere, una comparanza, compare di Cresimo, compare di Anelli, una cosa del genere. Sono amici, questi sono sempre frequentati dall'inizio degli anni Ottanta, facevano lavori per il terremoto da Avellino, hanno iniziato insieme. Però questi qui, i fratelli Orsi, erano imparentati con Mario Iovine ed erano legatissimi a Mario Iovine, lo appoggiavano, siamo stati a parlare a casa loro. Sono nati con Mario Iovine come imprenditori questi qui. Ho capito. Mi scusi, sapeva, se lo sa, prima ovviamente del suo arresto nel 99, se vi fossero state incrinature nei rapporti tra loro, oppure se per lei i rapporti erano, per quello che sapeva lei, i rapporti tra Ferraro Nicola e gli Orsi erano normali? Parliamo quindi fino al suo arresto del 99. Io ricordo, erano normali, poi se sono, non lo so se c'è stato qualche problema tra di loro. Però c'era un problema che i fratelli Orsi, che cosa facevano? Non volevano avere a che fare con gli Schiavoni, volevano avere a che fare solo con i Bidognetti, con Aniello Bidognetti, figlio di Cicciotto. Questo io l'ho constatato io, già nel 93, 94, 95, loro venivano a casa di Aniello Bidognetti e dicevano: noi abbiamo parlato con il compare Cicciotto e noi non vogliamo sapere niente di nessuno, noi abbiamo a che fare solo con te, tu sei il figlio, abbiamo preso, fatto un patto con tuo padre, queste cose qui ricordo io. Ho capito. Senta, quando lei parlò in carcere con Mario Caterino, innanzitutto ci può indicare Mario Caterino che ruolo aveva nel clan? Lui era il cassiere del clan, come ho spiegato già prima, durante il precedente interrogatorio nostro. Quindi era il cassiere del clan. Quando, più o meno ricorda quando fu arrestato e quando è che ebbe modo di parlare con lui in carcere? Ah, io ricordo che io già lo trovai in carcere, lui fu arrestato nel 98-99, un po' prima di me, e lo trovai già in carcere lui. E senta, avevate modo di parlare con lui, non so, nel passeggio, in cella insieme, può dare indicazioni di come avvenivano questi colloqui con Caterino Mario? Andavamo a andare insieme, al passeggio insieme. Quindi Mario Caterino teneva, diciamo, la cassa del clan per conto di Schiavone? Sì. Gli parlò, quindi Mario Caterino, senza che lei fece domande, le parlò anche di questo progetto degli inceneritori? Stavamo parlando dell'aeroporto di Grazianise che si doveva fare, gli affari che dovevano uscire, e la nostra preoccupazione che ci potevano mettere le mani, i Bidognetti sopra. C'erano i terreni accaparrati nelle zone di Grazianise che si badava e dovevano pagare 90 milioni di vecchie lire al moggio, queste cose qui, e che l'appalto bisognava vedere a chi farlo prendere, a chi i subappalti, queste cose. Quindi già progettavano di mettere mani sull'aeroporto di Grazianise, sì. Praticamente. E la paura era che il gruppo Bidognetti poteva ostacolare questo problema, questo fatto, questo affare. In quel contesto le parlò anche dell'inceneritore, Mario Caterino? Sì. Abbiamo parlato dell'Eco 4, abbiamo parlato dell'Eco 4 e abbiamo parlato di Marrazzo, che anche lui aveva questo appalto tra Maddaloni, Teverola, non so che paese, anche Marcianise, Marrazzo, non ricordo se era Vincenzo, questi sono due fratelli di Casandrino, e c'aveva il deposito dei camion a Teverola, e stavamo parlando anche di questo qui consegnava i soldi e li dava i soldi a Bidognetti Francesco, però denunciava altre persone, aveva denunciato delle persone a Maddaloni,
Farina, Antonio Farina, altri, a Marcianise, e che si era messo d'accordo con un comandante dei vigili urbani di De Verona, e attraverso questo comandante dei vigili urbani dava i soldi a Bedognetti Francesco. E stavamo parlando anche di questo, che si stava prendendo ancora i soldi lì. E quindi, mi scusi, quindi in questo contesto le parlarono anche dell'inceneritore, fecero nell'interno dei conti, tirarono fuori anche l'inceneritore. Sì, abbiamo parlato di queste cose. Senta, lei si stupì del fatto che Marino Caterina aveva queste informazioni su questa vicenda specifica del termovalorizzatore e dell'inceneritore? Sì, mi stupì perché io non pensavo che lui già in carcere sapeva questo fatto. Poi capì che comunque il Ferrara Nicola era un uomo loro, del gruppo Schiavone. Disse: questo sa tutto più di me. E senta, anche lei ha citato anche un'altra persona che in carcere gli diede queste stesse informazioni. Si ricorda chi era? Forse l'ha già detto. Caterino Giuseppe, che si parlava sempre dei soldi dei fratelli Ursi, che avevano questo consorzio e che i Bidognetti avevano questa società, propria società, con i fratelli Ursi, e che non volevano dare i soldi a nessuno. Questi gestivano anche sulla Domiziana, Mondragone, avevano un grosso appalto. A nessuno che intende che non volevo dare i soldi per prendere i figli di Ciccione. Non volevo dare i soldi a nessuno, che intende, scusi? Solo a Bidognetti. Erano i bidognettiani che gli dicevano che non dovevano dare niente a nessuno, c'erano questi dietro a loro, la famiglia Ossi. E senta, Caterino Giuseppe, le parlò anche lui di questo progetto degli inceneritori? Sì, anche lui stava nel discorso. Anche lui le parlò degli inceneritori. Quando è che gliene parlò Caterino Giuseppe? Ricorda quando avvenne l'arresto, se ho capito bene, successivo al suo, di Caterino Giuseppe? Preciso non me lo ricordo. Fu arrestato lui, che lui, prima lui era uscito alla scadenza termine, aveva il 41 bis, poi fu arrestato, non gli hanno dato in quel periodo il 41 bis. Può essere nel 2000, 2001. Quindi indica all'incirca 2000-2001. Però appena arrestato. Sì. Però appena arrestato. Senta, mi scusi, ma Caterino Giuseppe le fece sempre gli stessi nomi delle tre persone, cioè Diana Carmine, Ferrara Nicola e fratelli Orsi, oppure delle quattro persone, oppure fu meno preciso, se ricordo? Sì, anche lui mi parlava di queste. E lui addirittura fece anche il nome del, però io non lo ricordo, fece un nome di un politico, una cosa che conoscevano questi, avevano una persona a Roma, non ricordo. E mi disse che, perché lui stava fuori, dopo scarcerato, lui era il più vecchio del clan dei Casalesi, e stava cercando di ricompattare il clan per fare i conti per i detenuti, per i carcerati. E andò a interpellare anche lui e i fratelli Orsi e questi qui, voleva soldi da queste persone, mi disse questo. E si parlava sempre dei figli Bidognetti, che gli Orsi i soldi li davano ai figli Bidognetti. Senta, quindi parlò sempre dei stessi oggetti, cioè anche Caterino Giuseppe li confermò Diana Carmine, Ferrara Nicola e i fratelli Orsi in questo progetto di inceneritore? Sì. Senta, vorrei comprendere, dalle discorsi che ebbe a ricevere, le informazioni ebbe a ricevere da Diana Carmine prima, da Mario Caterino e da Caterino Giuseppe poi in carcere, comprese più o meno qual era il ruolo di Diana Carmine in questo ruolo, quale fosse? Dovevano fare la società, dovevano realizzare una grossa società per fare questo, ci volevano soldi, miliardi, non lo so che dovevano. Si dovevano spartire questo. Questo l'ho capito. Questi erano imprenditori che facevano campagna elettorale per politici grossi. Questi hanno un sacco di voti, queste tre ditte. Queste tre. Gli era stato promesso qualcosa di grosso.
Scusi, la mia domanda era più semplice, comprese ad esempio Diana Carmine che ruolo avesse in questo progetto, che cosa doveva mettere o come doveva figurare, se lo ha compreso. Lui aveva già i siti pronti, disse, che aveva già il terreno pronto, i siti dove fare questi inceneritori. Mm-hmm. Ho capito. Lei ha mai fatto cenno, se lo ricorda, a suo fratello Alfonso di questa vicenda? No, non lo so se ha parlato con mio fratello, no, non lo so. Mm. Mi scusi. Non credo. Mio fratello non si incontrava con Diana Carmine dalla detanta, che dici? Senta, se ricorda, Diana Carmine le fece riferimento a delle zone dove, secondo lui, o comunque dove avrebbe localizzato, ovvero realizzato questo inceneritore? Se gli fece io lo ricordo come un sogno, come capì io, zone di Avellino, zone di Acer, zone di Capua, queste, non lo so, perché capì, Diana, se puoi evitare di ridere possibilmente un po' di preciso fastidio. Non lo ricordo, dà un po' fastidio, mi disse due tre siti, due tre zone. Allora, per favore, il pubblico è pregato di tenere un comportamento consono. Senta, nell'interrogatorio del 27 maggio 2011 le ha dichiarato su questo punto, leggo l'intero brano, a correzione, integrazione, a contestazione comunque di quello che dice oggi, e leggo l'intero brano. Diana Carmine è un mio cugino e io spesso parlavo con lui in una di quelle occasioni, di queste occasioni temporalmente collocabili in un periodo in cui io ero libero. Costui mi disse che lui, Ferraro Nicola e dei fratelli Orsi insieme avevano già acquistato dei terreni nelle zone di Avellino e Marcianise, sui quali a suo dire avrebbero in futuro realizzato un inceneritore. Quindi sì. Visto che nel verbale del 7 maggio 2011 ha indicato Avellino e Marcianise, oggi ha indicato diciamo, non ha citato Marcianise, ma ha indicato Acerra e Capua. Mi scuso, aspetti un attimo, Diana, un attimo, volevo comprendere. Se ha un ricordo preciso oggi, e se ce l'aveva nel 27 maggio 2011, quando indicò la zona di Avellino e Marcianise come zona indicata, oppure non ha un ricordo preciso delle zone, facendole presente che il 27 maggio 2011 ha indicato quelle come zone che gli avrebbe indicato Diana Carmine, Avellino e Marcianise. Vorrei comprendere il suo ricordo su questo punto, se si può sforzare un attimo. Ricordo Marcianise, Avellino e anche Acerra, una cosa del genere. Mi scusi, ma ricorda anche Acerra una cosa del genere in che senso? Come luogo dove erano stati acquistati i terreni? Un vecchio sito di stoccaggio, loro lo dovevano rimodernare, lo dovevano una cosa del genere. Questo glielo disse sempre Diana Carmine? Sì. Senta, mi scusi, poc'anzi ha fatto riferimento come un sogno, mi fa capire in che senso, se lo ricorda come un sogno, mi può spiegare, scusi, non potrebbe essere suscettibile di fraintendimento? Sono passati troppi anni. Sì, no, ho capito, però l'ho capito che sono passati molti anni, volevo comprendere, siccome ha fatto riferimento, me lo ricordo come un sogno, può spiegarci bene che intende? Sogno così, lontano, troppo lontano. Quindi, che poi no, era una cosa non, che non è che mi interessava, allora io l'ho trattata proprio a dire ma dove la devi fare preciso, ma qui su questa strada, no, io ho sentito la zona così, però non approfondì, non ha prestato attenzione particolare a questi particolari, tanto che non se li ricorda bene. Sì. Senta, poco fa le ho fatto la domanda, non ha risposto, diciamo, quantomeno non ha risposto in modo analogo a quello che fece il 27 maggio 2011, gliela ripropongo solo per legare l'eventuale contestazione. La
Diana Carmine, che cosa, se, per quello che ricorda, in questa società con queste quattro persone, che cosa avrebbe fatto, se riesce a ricordarlo, come ruolo? La faccia, lui ci doveva mettere la faccia. Ci doveva mettere la faccia, ho capito. Aveva lui una grossa società, una grossa iscrizione, quindi, una cosa del genere. Quindi era lui la figura pulita. Okay. Per metterci la faccia intende dire metterci una società, la sigla societaria, un tipo di società? Sì. Ho capito. Senta, poco fa lei ha parlato di, all'inizio anzi del suo esame, ha parlato di molto rapidamente di Ferraro Sebastiano, poi ha proseguito e non ha specificato ulteriormente. Può dare indicazioni più specifiche di chi fosse Ferraro Sebastiano, con chi era legato e a che periodo risale ovviamente quello che ha rappresentato circa il rapporto di Ferraro Sebastiano? Costui è l'alter ego di Schione Walter, lo mandava dappertutto, lui era anche il vicepresidente della squadra calcio Albanova, molto legato alla famiglia Schione, era un affiliato vero e proprio, e il suo compito era quello di, sui comuni, di intercettare i lavori pubblici. Questo sui comuni, tutti i comuni, qualche comune in particolare? In particolare lui si stava sempre sul comune di Castel Volturno, il comune di Casal di Principe, altri comuni dell'Alto Casertano, del paese delle montagne. Lui aveva anche il suocero che aveva una grossa iscrizione, intestava anche qualche lavoro al suocero, Schiavone Pasquale. Senta, può dare un'indicazione del rapporto rispetto agli Schiavoni in particolare, di quale fosse la capacità di controllare se vi fosse ovviamente una capacità da parte degli Schiavoni, della famiglia Schiavone, del clan in generale, di controllare i soggetti che, o appoggiandoli, ovvero creandoli ad hoc, i soggetti che si candidavano per le elezioni specifiche di comunali, provinciali, regionali, nazionali. Provano sempre, dottore, loro hanno una grossa famiglia, quelle provinciali a volte qualche parente, cugino, zio, anche quelle comunali di Casal di Principe, trovano sempre il soggetto, trovano una persona, una figura pulita e lo candidano. Sì, e questo. E poi quello fa il pupazzo. E poi scusi? Fa il pupazzo dopo questa persona. Ah, gli fa fanno il fare il pupazzo. Ho capito. Però magari conviene anche a lui come immagine, prestigio, che è portatore di voti, ha un partito, magari ne ottiene anche lui favori. Però il comune dopo lo gestiscono loro. Queste informazioni in via generale, diciamo, su questa capacità di influire, chi gliele diede? Come lo sa? L'ho vissuto io anche di prima persona. Addirittura c'avevano il segretario di Casal di Principe, non c'era un lavoro che non passava nelle mani di Antonio Coppola, di Antonio Schiavoni, fratello di Santovano. Questo, tutti i lavori, come dovevano chiudere le buste, il ribasso, lo decidevano loro insieme al segretario, insieme al sindaco, si preparavano le gare d'appalto, le buste, come abbiamo preparato quelle del 88, erano tre lavori, grossi lavori. Uno se l'è preso Enzo De Falco, Fuggiasco, un altro se l'è preso
Francesco Scione, un altro ce l'abbiamo preso noi e l'abbiamo dato intestato a Carmine Diana in quel periodo. Loro lo intestarono gli Avicenna, i fratelli Scione, il De Falco a un certo, a un imprenditore di, un parente di Augusto Bianco. Era anche, non ricordo male, era anche lui candidato, se non ricordo male. Periodo, sta parlando di che periodo, mi scusi Diana? 88. Questo è quello che ho vissuto io proprio direttamente con i miei occhi. Poi qualsiasi cosa, sia sul comune di Castelvolturno, dovevamo rivolgerci a Ferrara Sebastiano. E lui ha organizzato le gare, i dibattiti, tutto. Senta, lei ha conosciuto qualche componente della famiglia Cosentino? Conosciuto la famiglia di Cosentino. Tutta la famiglia, quando l'ha conosciuta, in che periodo? Ah, io ho conosciuto tutta la famiglia da quando sono nato. Loro abitano sul Corso Umberto, 200 metri lì natale da casa mia, tutti i fratelli, qualcuno siamo stati amici di infanzia, dal primo all'ultimo, li conosco tutti. E senta, sapevano del fatto che... Uno è ingegnere, un altro è architetto, Cosentino Nicola è avvocato, un altro è ragioniere, c'hanno un distributore di gas, un altro di... benzina, andavo a prendere la naffata agricola io là, da loro, il gas, conosco. Che periodo, scusi, sta parlando, in cui per esempio, ad esempio, si...